Buongiorno a tutti e ben ritrovati, benvenuti a questo secondo appuntamento, questa seconda lezione del corso gratuito Investire con gli ETF. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo riscontro audio-video, quindi se vedete correttamente il monitor che sto proiettando e se sentite la mia voce in modo chiaro. Mentre aspetto i vostri riscontri, aspettiamo anche che altri si colleghino. Ricordo gli argomenti della lezione di oggi. Parleremo degli ETF e entreremo nelle caratteristiche di quelle che sono le loro, della loro classificazione. Quindi parleremo degli ETF monetari, obbligazionari, azionari, oppure quelli un pochino più particolari come gli ETF di volatilità, degli indici di credito, oppure quelli che sono nati in tempi recenti, quelli che vengono chiamati anche di nuova generazione e i multi asset. In più parleremo di tutti quelli che sono gli ETF strutturati, quindi quelli short, quelli a leva, sia long che short. Di tutte queste categorie andremo a cercare di capire quali sono le caratteristiche, quali sono i pregi, quali sono i difetti e quali sono le modalità per utilizzarli all'interno della costruzione di un portafoglio. Rispetto alla lezione precedente, oggi vedremo meno nozioni rispetto, che dicevo la volta precedente, ma non per questo la lezione va presa sotto gamba, perché alcuni dei concetti che andremo a illustrare sono concetti che ci aiuteranno poi per andare a, diciamo così, quando faremo la lezione dedicata alla costruzione del paniere o alla costruzione del portafoglio. Quindi mi raccomando, non prendetela sotto gamba, perché alcuni concetti che possono sembrare banali, in realtà così banali non lo sono, altri invece saranno cose che sicuramente non conoscerete. Se siete neofiti, è tutta roba interessante. Allora, un attimo che guardo i riscontri per verificare. Ok, sono tutti positivi. Un attimo che verifico al volissimo. Ok, perfetto, è tutto positivo. Allora, io tolgo la webcam così risparmiamo banda. Nel mentre, allora siamo qualche migliaia collegati, quindi non riuscirò a rispondere a tutte le vostre domande. Se avete comunque dubbi, domande, chiarimenti, in diretta cercherò di rispondere, ma non riuscirò a essere esaustivo. Mi potete contattare direttamente sul mio gruppo Facebook, Investire con Gabriele Belli, anche su Facebook, cercate appunto Gabriele Belli, oppure Investire con Gabriele Belli, trovate il mio gruppo, chiedete l'iscrizione, è un gruppo chiuso, ma è gratuito, e sarete i benvenuti, e lì potete postare tutte le domande che volete, a cui non sono riuscito a rispondere oggi in diretta. Allora, partiamo subito, immediatamente, perché 2 orette passano via molto velocemente. Allora, il concetto base è che un investitore, quando desidera costruire un portafoglio, dovrebbe inserire all'interno del portafoglio tutte le asset classe, quindi dovrebbe avere una quota di liquidità, dovrebbe avere una quota di obbligazionario, una quota di azionario, volendo, lo entriamo nei dettagli dopo, una quota di immobiliare e una quota di materie prime. Il peso percentuale di ognuna di queste asset dipende dalla personale pianificazione finanziaria. E entreremo comunque nei dettagli di questo aspetto in una prossima lezione. Quindi oggi non entreremo nel dettaglio dei pesi da attribuire a ogni asset class. Il concetto importante è che un portafoglio è costruito su solide fondamenta quando è diversificato per asset class, in modo tale che sia in grado di affrontare ogni contesto di mercato. Ci sarà quindi un contesto recessivo, dove magari saranno alcuni asset a tenere botta e a fornire performance al portafoglio, al contrario, magari in fase di espansione sarà ad esempio il mercato azionario che invece fornirà al portafoglio un valore aggiunto. Questo è il concetto generale che poi andremo, ripeto, a riprendere nelle prossime videoconferenze. Il concetto base qual è? È che oggi, grazie agli ETF, noi possiamo investire su ciascuna di queste asset class che abbiamo appena illustrato. Ci sono gli ETF monetari per la liquidità. Ci sono gli ETF obbligazionari per appunto la quota obbligazionaria, poi ci sono quelli immobiliari, azionari e materie prime. In realtà ce ne sono tanti, molti altri, ad esempio alla quota azioni, in realtà ci saranno molte categorie particolari che dopo andiamo ad approfondire.
E questo un po', vedete lo schema di prima rivisitato, abbiamo gli ETF monetari, obbligazionari, azionari però di categorie specifiche come i settoriali, i tematici o che vanno molto di moda, i megatrend, che di fatto sono dei tematici, poi gli immobiliari che investono sul mercato immobiliare, quindi sulle azioni di società attive nel settore immobiliare, poi abbiamo gli ETF cosiddetti di nuova generazione, cioè quelli che vanno a implementare delle strategie particolari, come ad esempio le strategie di momentum, le strategie value, le strategie growth, le strategie basate sui dividendi, eccetera. Dopo ne parleremo ampiamente. Poi ci sono i multi asset che oggi vanno molto di moda, come i Vanguard Life Strategy, che sono di fatto degli ETF che al loro interno contengono sia azioni che obbligazioni, come se fossero dei prodotti bilanciati. Poi abbiamo gli indici di credito, fra un attimo vedremo di cosa si tratta. Abbiamo gli ETF che lavorano sulla volatilità e poi abbiamo quelli strutturati. Partiamo dal primo, quindi grazie all'ETF possiamo investire in tutte queste tipologie, quindi il nostro portafoglio può essere sicuramente ben diversificato a livello di asset e poi vedremo anche a livello geografico, eccetera. Partiamo dai primi, dagli ETF monetari. Allora, di base gli ETF monetari non sono un vero e proprio strumento di investimento, servono più che altro per parcheggiare la liquidità, ad esempio per quegli investitori che hanno un patrimonio superiore ai 100.000 euro sul conto corrente cash e vogliono proteggersi dal rischio bail-in. Che cosa fanno tecnicamente gli ETF monetari? Di fatto vanno a comporre un portafoglio, lo vediamo in sfondo qui, composto prevalentemente da titoli di Stato in euro generalmente, però possono essere declinati anche in dollaro piuttosto che sterline inglesi, e quindi in quel caso c'è anche il rischio cambio, che si caratterizzano, dicevo, per avere una scadenza breve. Quindi sono degli ETF che comprano titoli di Stato con scadenza breve, brevissima, 3, 6, 12 mesi generalmente. In questo caso, vedete, troviamo il paniere di un monetario europeo. Il problema di questo asset è che fondamentalmente in una fase di tassi a zero è un asset completamente privo di rendimento e quindi di conseguenza privo di significato, perché è vero che potrà essere utilizzato come parcheggio di liquidità per drenare del denaro dal conto corrente se si ha paura del bail-in. Però attenzione, guardate che cosa è successo, vedete, dal 2014 ad oggi al valore delle quote di questi ETF monetari a causa dei tassi a zero. Quello che vedete in sfondo in questo momento è il grafico che descrive l'andamento, espresso in questo caso in termini percentuali, dal 2009, 2008-2009, dei principali ETF monetari in euro quotati su borsa italiana. Vedete che hanno dato rendimenti accettabili fino al 2014, quindi dal 2008 facciamo al 2014, vedete che avrebbero permesso di parcheggiare con un minimo di remunerazione il proprio capitale. Vedete che le performance erano attorno al 2-3%, quindi un minimo di remunerazione, eccetera. Quello è successo? È successo che però pian pianino i tassi sono stati man mano azzerati, ridotti, si è arrivati ai famosi tassi a zero, si è arrivati ai rendimenti negativi sulle scadenze brevi dei titoli di Stato, comunque in generale delle obbligazioni con un buon pedigree, e di conseguenza è successo che questo ovviamente si è, diciamo così, ripercosso sugli ETF, che di fatto non sono panieri di singole obbligazioni, di singoli titoli di Stato. Quindi se le obbligazioni singole, titoli di Stato singoli, avevano un rendimento negativo, di conseguenza anche i panieri che contenevano queste obbligazioni avevano rendimenti negativi, a cui ci aggiungete il terzo, il costo percentuale annuo dell'ETF, che per quanto contenuto comunque c'è, e il risultato, vedete, è una quotazione sistematicamente in diminuzione. Quindi fino a quando i tassi non aumenteranno, quindi non cambierà la tendenza dei tassi di interesse a livello europeo, fondamentalmente gli ETF monetari sono un asset destinato a deprezzarsi. Se vogliamo, si è deprezzato poco, perché dal 2014 chi ha perso di più ha perso un 3%, chi ha perso meno ha perso un 2%, però comunque è una magra consolazione, comunque sempre di un risultato negativo si tratta. Quindi fino a quando i tassi di interesse non saranno tornati in territorio positivo e non saranno previsti effettivamente in crescita, vedremo cosa farà la BCE nei prossimi mesi. Ecco che questo asset, dal mio punto di vista, è da conoscere, ma non da utilizzare in questo momento. In un futuro, dicevo, se le cose cambieranno, ecco che allora tornerà a essere una soluzione di parcheggio di liquidità.
Poi abbiamo la più grande famiglia degli ETF obbligazionari. Cosa sono? Beh, di fatto sono degli ETF, lo dice la parola stessa, che hanno un paniere composto da obbligazioni, quindi di mestiere gli ETF obbligazionari comprano obbligazioni. Il loro paniere è 100% obbligazioni. Sono un asset da avere assolutamente in portafoglio. Le obbligazioni sono un asset che dovrebbe essere all'interno del portafoglio di qualsiasi investitore, che sia un investitore prudente, che sia un investitore conservativo o con un grado di rischio elevato, quindi un investitore aggressivo, quindi con una forte esposizione al mercato azionario, comunque una quota di a obbligazioni all'interno del portafoglio deve essere sempre presente, che sia composta da singole obbligazioni o che sia composta da ETF obbligazionari, questo è un altro discorso, ma di fatto sicuramente è una quota di portafoglio che non possiamo sicuramente ignorare e rientra nella parte core del portafoglio, quindi in quello zoccolo duro di portafoglio a cui è demandato dare stabilità e quindi deve essere gestita a rischio contenuto. Quello che vedete in sfondo in questo momento è un esempio, vedete, di un ETF, in questo caso l'emittente è iShares, che investe, vedete, in titoli di Stato governativi, quindi titoli di Stato area euro, con scadenza 3-5 anni, vedete che sono di fatto titoli di Stato della Francia, della Germania, della Spagna, c'è l'Italia e qui di fianco vi dice anche il peso. Quindi questa è la composizione tipica di un ETF obbligazionario. Entrando più nel dettaglio, gli ETF, qui c'è un errore, c'è un refuso, chiedo scusa, frutto, andiamo a correggere immediatamente al volo. Questo è un ETF obbligazionario. Ok, scusate, ma a forza di copia e incolla qualcosa sfugge. Dicevo, adesso c'è anche l'errore di scrittura. Scusate, eccoci qua. Dicevo, a livello di titoli di ETF obbligazionari, noi possiamo diversificare oggi veramente parecchio il nostro portafoglio, perché possiamo diversificare a livello di area geografica, quindi possiamo comprare un ETF globale, cioè che compra obbligazioni in giro per tutto il mondo, quindi paesi sviluppati, paesi emergenti. Possiamo andare a lavorare su singole aree geografiche, titoli di Stato oppure obbligazioni corporate europee, oppure americane, oppure asiatiche, no? Quindi possiamo andare, oppure a volte possiamo trovare degli ETF anche su specifici paesi, ad esempio c'è un ETF che investe in titoli di Stato europei, ad esempio, oppure possiamo diversificare per emittente, quindi avremo degli ETF obbligazionari specializzati nei titoli di Stato e altri invece saranno specializzati nelle obbligazioni corporate, quindi quelle obbligazioni emesse da società private come Fiat, come Eni, Enel, eccetera. Li troveremo sia ad accumulo dei proventi che a distribuzione dei proventi, quindi che pagano una cedola oppure che la reinvestono automaticamente. Possiamo trovare soluzioni in valuta euro, se ovviamente il sottostante è denominato in euro, oppure se il sottostante è denominato, ad esempio, in valuta di paesi emergenti piuttosto che americani, quindi in dollaro, ecco che allora potremo optare per un prodotto a cambio aperto, quindi il prezzo di quel prodotto sarà soggetto alla variabile cambio, oppure un prodotto a cambio coperto e quindi hedgeato, quindi che prevede al suo interno un meccanismo che elimina completamente il rischio cambio. Li possiamo distinguere in funzione della duration, fra un attimo entriamo nel dettaglio della duration, che è un dettaglio chiave per quanto riguarda gli ETF, le obbligazioni in generale, gli ETF obbligazionari di conseguenza poi a cascata ulteriormente per quella che è la composizione del portafoglio. Anche qui vedete che possiamo optare per delle duration sensibilmente diverse tra di loro, quindi possiamo personalizzare abbastanza bene il portafoglio. Ci sono scadenze brevi, 1-3 anni, ci sono scadenze un po' più allargate, 3-7 anni, poi ci sono scadenze medio-lunghe, 7-10 anni, scadenze tra i 10 e i 20 anni, oppure addirittura superiori ai 20 anni. Ovviamente corrispondono a questi dati valori di rischio diversi. Le obbligazioni con scadenza 1-3 anni avranno una volatilità sensibilmente più bassa di un ETF che invece compra obbligazioni con scadenza superiore ai 20 anni. Quindi a seconda del nostro obiettivo finanziario o della necessità che abbiamo all'interno del portafoglio, sceglieremo una tipologia piuttosto che un'altra. In più possiamo anche diversificare a livello di rating, quindi possiamo andare a lavorare solo su titoli investment grade, quindi con un buon pedigree dal punto di vista dell'affidabilità, della solidità patrimoniale, alle obbligazioni cosiddette speculative grade, cioè le obbligazioni spazzatura, come vengono chiamate in gergo tecnico, cioè quelle obbligazioni di emittenti traballanti, che se noi andassimo a comprare le singole obbligazioni, sì, effettivamente andremmo incontro a rischio emittente,
niente. Ma se noi queste obbligazioni ai fini le compriamo tramite un ETF obbligazionario, un ETF che è ampiamente diversificato al suo interno, in più che non può fallire come struttura, ecco che allora mitighiamo fortemente il rischio di andare a investire su quella tipologia di obbligazioni pericolose, quindi le possiamo mettere in portafoglio perché comunque le abbiamo comprate tramite uno strumento efficiente che ci tutela in buona sostanza dal discorso rischio. Quindi fondamentalmente noi potremmo comprare un ETF, ad esempio globale, che investe in titoli di Stato, quindi globali, ad esempio ad accumulo dei proventi con copertura cambio, per dire, no? Quindi a seconda di noi possiamo incrociare tutte queste caratteristiche sul mercato e quasi sicuro che troveremo un ETF che è obbligazionario, che ha le caratteristiche che ci servono per comporre il nostro portafoglio. Ovviamente, come tutti i prodotti, hanno dei pregi, dei difetti e dei fattori di rischio che bisogna conoscere per essere un investitore consapevole prima di utilizzarli. Partiamo dai pregi. Beh, il principale pregio è che hanno un'ampia diversificazione interna. Questo serve per ridurre il rischio di portafoglio. Più abbiamo detto che gli ETF non possono fallire. Questo significa che noi possiamo anche andare a lavorare su asset rischiose, volatili, come paesi emergenti, obbligazionario, high yield, con un grado di rischio sensibilmente più basso rispetto all'acquisto delle singole obbligazioni. Poi, abbiamo già detto l'altra volta, lo ripetiamo, gli ETF non hanno un taglio minimo, noi possiamo comprare multipli di una quota e questo ovviamente ci agevola per andare a diversificare panieri e portafogli che siano magari a contenuto monetario ridotto. Quindi pensiamo sempre all'esempio dello studente che finisce di lavorare, inizia a entrare nel mondo del lavoro, non ha ancora un capitale importante alle spalle da poter gestire. Ecco che se dovesse andare a comporre un portafoglio fatto di singole obbligazioni che invece hanno il taglio minimo in genere di 1000 euro, se sono in valuta estera, a volte anche di 2000 dollari, cose di questo tipo, ecco che diventa un po' più complicato. Gli ETF non hanno lotto minimo e quindi questo ci permette di diversificare un portafoglio di ridotte dimensioni monetarie. In più, abbiamo detto, abbiamo una grandissima scelta, no? Oggi a livello di asset e di tipologie, quindi una grande utilità per personalizzare il portafoglio. Però ci mancano, c'è da dire anche l'altro lato della medaglia, fondamentalmente, che sono i difetti. E qui c'è da mettere qualche puntino sulle i. Allora, dovete sapere, faccio un passo indietro, che se noi compriamo le singole obbligazioni, noi abbiamo un vantaggio. Le singole obbligazioni sono l'unico strumento finanziario che, prima ancora che un investitore li acquisti, ci permettono di calcolare il reddito, cioè il flusso cedolare che si incasserà da oggi a scadenza e il rendimento a scadenza. Ovviamente questi calcoli si basano sul concetto di ipotizzo di acquistare e di portare a scadenza l'obbligazione. Quindi se io compro la singola obbligazione, posso sapere in anticipo la scadenza, il flusso cedolare e il rendimento e quindi posso fare dei ragionamenti che sono innanzitutto ottimali per la mia pianificazione finanziaria. Non a caso le singole obbligazioni sono lo strumento principe per la pianificazione finanziaria, perché possiamo modulare tutti questi dati, possiamo modulare le scadenze, il flusso cedolare e il rendimento e quindi andarli a calibrare esattamente per il nostro obiettivo finanziario, la nostra ottica temporale e il nostro grado di rischio. In più, dicevo, sono l'unico strumento che ci permette, prima di comprarle, di ragionare su dei numeri, di avere salvo default dell'emittente delle certezze. Se io compro questa obbligazione, ho questo rendimento. Se compro questa obbligazione, ad esempio, indicizzata all'inflazione europea, so che mi tutelo dall'inflazione europea. Salga o scenda, faccia quello che vuole, io comunque da quel rischio sono tutelato e sono sicuramente aspetti molto positivi. Quando noi compriamo un ETF obbligazionario, questi vantaggi in parte li perdiamo. È vero, se compriamo le singole obbligazioni abbiamo il rischio default che con gli ETF non abbiamo, perché l'ETF, ben detto, che non può fallire, in più è ampiamente diversificato. Però gli ETF non hanno una scadenza. E non avendo una scadenza, questo fa sì che i nostri conteggi del rendimento del flusso cedolare a scadenza vengono meno. E quindi, quando un investitore che magari è abituato al mercato obbligazionario, quindi a comprare le singole obbligazioni di singoli titoli di Stato, si muove a comprare ETF obbligazioni, pensa che le regole siano le stesse. In realtà ci sono alcune specifiche da fare. Quindi, vediamo un attimo queste specifiche. Se io compro un ETF,
non ho nessuna certezza di ottenere un rendimento positivo, cioè vado incontro al rischio prezzo. Perché? Perché se io compro la singola obbligazione e la porto a scadenza, il rischio prezzo lo elimino, perché l'obbligazione nasce a 100, durante la sua vita sale e scende rispetto al valore nominale di emissione, ma salvo default dell'emittente, a scadenza, che è una data precisa, rimborsa 100 e nel mentre mi paga le cedole. Quindi io, se mantengo il titolo singolo obbligazionario fino a scadenza, prescindo dal rischio prezzo. Se io compro un ETF, non avendo questo scadenza, io non so la data e il prezzo a cui lo andrò a vendere. Se i tassi sono aumentati, forse si sarà deprezzato, probabilmente si sarà deprezzato. Se i tassi saranno diminuiti, probabilmente sarà cresciuto il valore della sua quota. Ma non lo posso prevedere a priori. Quindi questa è la prima differenza. Seconda differenza, se io compro le singole obbligazioni, come dicevamo, posso calcolare a priori qual è il reddito, cioè il flusso cedolare che incasserò da oggi, se acquisto l'obbligazione, fino a scadenza. Se io compro un ETF obbligazionario, non ho questa certezza, perché anche se l'ETF fosse composto solo da obbligazioni a tasso fisso, ad esempio, che sono le più semplici per quello che riguarda la certezza del flusso cedolare, c'è un problema. Il paniere dell'ETF periodicamente cambia. Perché? Perché alcune obbligazioni banalmente giungeranno a scadenza e verranno sostituite da altre che potranno avere una cedola o più alta se i tassi sono aumentati nel mentre, o più bassa se i tassi sono diminuiti. Questo vuol dire che la distribuzione dei proventi di un ETF obbligazionario può variare, a volte anche sensibilmente, nel corso del tempo. Quindi se io individuo oggi un ETF che ha una distribuzione cedolare del 3%, butto un numero a caso, magari un domani può diventare un 4,5 e quindi sono contento perché distribuisce di più, ma un domani magari potrebbe essere l'1,5 e quindi questa è una differenza di cui tenere conto. Ovviamente, non avendo una scadenza e cambiando il paniere, noi non possiamo fare dei conteggi precisi in base a quello che è il flusso cedolare e il rendimento a scadenza, perché appunto manca la scadenza. E quindi vedete che rispetto alle singole obbligazioni è uno strumento meno efficiente per quella che è la perfetta pianificazione finanziaria. E questi sono tutti aspetti che bisogna conoscere, perché sono peculiarità che hanno gli ETF. Questo lo sottolineo perché molti investitori recentemente si sono avvicinati, negli ultimi anni intendo, al mondo degli ETF obbligazionari per cercare un'alternativa rispetto ai titoli di Stato che offrono rendimenti particolarmente strimizziti. Ecco che in questo caso queste caratteristiche sono da considerare perché sono differenze marcate rispetto all'acquisto delle singole obbligazioni. Per quanto riguarda invece i fattori di rischio degli ETF sono fondamentalmente due. Il primo è collegato alla duration e la vediamo fra un attimo. Il secondo è dedicato al cambio valutario. Cosa vuol dire? Cioè, perché l'ho messo tra parentesi? Perché non è detto che noi andiamo ad acquistare un ETF effettivamente esposto al rischio cambio. Se noi compriamo un ETF che compra obbligazioni in euro, il rischio cambio non c'è. Allo stesso modo, se noi compriamo un ETF obbligazionario che investe effettivamente in valuta, scusatemi, in obbligazioni in valuta estera, ma che contiene un meccanismo di copertura di cambio, anche qui siamo eliminati. Quindi bisogna verificare che effettivamente lo strumento investe in un asset denominato in valuta estera e non prevede meccanismi di copertura. Se non c'è meccanismo di copertura, allora è soggetto anche al fattore di rischio cambio valutario. Se il cambio sale, ben venga per la quotazione dell'ETF, se il prodotto invece il cambio monetario si va dalla direzione opposta, invece questo è una zavorra per la quotazione dell'ETF. Entriamo un attimo nel dettaglio del concetto di duration e del rischio duration. Allora, che cos'è la duration? Qui dobbiamo parlare di singole obbligazioni. Non dimentichiamoci mai che un ETF obbligazionario è un paniere di singole obbligazioni, quindi saranno le caratteristiche delle singole obbligazioni che poi determinano l'andamento al rialzo, al ribasso dei prezzi dell'ETF. Cioè, se le obbligazioni che compongono il paniere salgono, perché ad esempio diminuiscono i tassi di interesse, ecco che allora il concetto di, cioè la quotazione dell'ETF obbligazionario crescerà. Al contrario, se i tassi aumentano, il prezzo delle singole obbligazioni diminuisce e quindi di conseguenza anche la quotazione dell'ETF obbligazionario tenderà a diminuirsi. Quanto diminuisce oppure quanto aumenta
il valore delle singole obbligazioni, di conseguenza il valore, il prezzo dell'ETF, avviene in funzione della duration. La duration misura tecnicamente la vita finanziaria di una obbligazione. Essendo l'ETF compagnia di obbligazioni, anche lui avrà una sua duration, che sarà la media ponderata delle singole obbligazioni contenute in portafoglio. Più nel dettaglio, la duration è un numero che esprime in anni e mesi quanto tempo è necessario perché io, come investitore che ho in portafoglio l'obbligazione, a forza di incassare le cedole e di andarle a reinvestire, posso tornare indietro e recuperare il mio capitale iniziale. Guardate questa immagine, no? Noi in questa immagine che cosa abbiamo? Abbiamo all'inizio un esborso monetario. Quando noi compriamo un'obbligazione, è denaro che esce dalle nostre tasche, e quindi al segno meno, ed entra nelle tasche di un altro soggetto, chiamato emittente, che si impegna a pagarci una cedola periodica e rimborsare il capitale. Quindi all'inizio noi abbiamo un esborso, un'uscita di soldi, meno 100. Poi cosa succede? Succede che il primo anno la nostra obbligazione paga una cedola, sempre immaginiamo del 5%, e quindi a questo punto noi non siamo più, diciamo così, esposti a rischio 100, siamo esposti a rischio 95, perché 5 monetine ci sono tornate indietro. Queste 5 monetine noi le possiamo andare a reinvestire per la stessa durata e per lo stesso tasso, così dice la teoria della matematica finanziaria collegata alle obbligazioni. E quindi anche queste 5 monetine che abbiamo incassato le mettiamo a reddito, le mettiamo a far fruttare. L'anno dopo incasseremo altre 5 monetine più, che cosa? Più i proventi delle altre monetine che avevamo investito. Quindi la nostra esposizione non sarà più 95, ma sarà diventata 90 meno quel pezzettino, facciamo uno, quindi saremo 89, che sono le 5 monetine che hanno fruttato. A loro volta anche queste 5 monetine le andiamo a far fruttare. Insomma, morale della favola, a forza di incassare cedole e di andarle a reinvestire, ecco che noi torneremo in possesso del nostro denaro, non effettivamente alla scadenza, ma ci rientreremo prima, quindi ad esempio dopo 3, 4, 5 anni, a seconda di quello che ovviamente è il flusso cedolare pagato, eccetera. Questo è il concetto di duration. Quindi la duration non è la vita finanziaria di un'obbligazione, ma per quanto riguarda le obbligazioni a cedola, cioè tasso fisso o tasso variabile, quindi che pagano una cedola, è sempre inferiore rispetto alla scadenza naturale. L'unico caso in cui duration e durata coincidono è quello dello zero coupon, perché non avendo cedole, ovviamente duration e durata coincidono, ma in tutte le altre tipologie di obbligazioni pagano una cedola, quindi la duration è più bassa. Quindi quanto tempo impiegherò a rientrare nel mio possesso? Se l'obbligazione scade fra 10 anni, ci tornerò dopo 6, 7, 8, a seconda della struttura cedolare. Questo è il concetto. Perché è importante conoscere il termine di duration? Perché la duration è anche quella unità di misura che ci andrà a indicare che cosa? L'ammontare della volatilità dei prezzi. Ora mi rendo conto che per chi mastica il mercato obbligazionario sto dicendo, sto utilizzando dei termini non propriamente corretti, ma lo faccio per essere compreso da tutti, anche dai neofiti, no? Quindi la famosa casalinga di Voghera, no? Quindi se non utilizzo una terminologia tecnica precisa, se non sono accademicamente corretto in alcune definizioni, questo vale anche per il proseguo del webinar, ecco, non è un problema di mancanza mia, ma semplicemente voglio essere compreso, quindi preferisco essere meno preciso e meno specifico, a volte magari usando un po' di faciloneria, però per essere compreso da tutti, almeno nei concetti generali. Quindi la duration ci misura la volatilità dei prezzi, di fatto. Più elevata è la duration e maggiore sarà l'oscillazione del prezzo. Minore sarà la duration e minore sarà l'oscillazione del prezzo. Vediamo alcuni esempi, no? Allora, quello che abbiamo descritto è il concetto di duration, ma facciamo un passo indietro, cerchiamo di capire quando è che il prezzo dell'obbligazione sale, perché va bene, la duration ci dice di quanto sale o di quanto scende, ma andiamo a vedere perché sale o perché scende. Tralasciando il rischio default, che senz'altro è un altro fattore che determina l'aumento o la diminuzione del prezzo dell'obbligazione, cioè se l'emittente è considerato più solido o meno solido, ovviamente questa ha un'influenza diretta sulla quotazione del titolo. In questo caso facciamo un discorso più generale e collegato ai tassi di interesse. C'è una formula matematica
che collega i tassi di interesse con il prezzo delle obbligazioni. Se i tassi di interesse aumentano, cosa succede? Succede che il prezzo delle obbligazioni diminuisce. Al tempo stesso, invece, se i tassi diminuiscono, il prezzo delle obbligazioni aumenta. Questo è un effetto matematico, non si scappa. Cosa è successo negli ultimi anni? Che i tassi di interesse sono diminuiti e di conseguenza il prezzo delle obbligazioni è salito in modo sensibile e di conseguenza si è ridotto fortemente il rendimento che è diventato a livelli, abbiamo visto, particolarmente estremizziti sulle scadenze lunghe, addirittura negativi o nulle sulle scadenze brevi. Quindi tassi in aumento, prezzo giù, tassi in diminuzione, prezzo delle obbligazioni che cresce. Vediamo un esempio, immaginiamo una fase di tassi in diminuzione. Immaginiamo tre obbligazioni a tasso fisso emesse lo stesso giorno dallo stesso emittente, una a scadenza 2 anni, una a 5 e una a 10. Hanno la stessa cedola del 3% ciascuna. I tassi diminuiscono, dal 3 passano al 2%. Cosa succede al prezzo delle nostre obbligazioni? Abbiamo detto che il collegamento con tassi in diminuzione è prezzo delle obbligazioni in aumento. E tu là vedete l'obbligazione che era 100 passa a 101,94 sulla scadenza 2 anni. L'obbligazione con scadenza 5 anni passa da 100 a 104,7. L'obbligazione a 10 anni passa da 100 a 109. Quindi vedete che effettivamente il ribasso dei tassi di interesse ha causato un effetto matematico, in questo caso di crescita, del prezzo delle obbligazioni. Quali sono le obbligazioni che sono cresciute meno? Sono quelle con la scadenza più ravvicinata, quindi con la duration minore, la vita finanziaria minore. Quelle che invece hanno beneficiato maggiormente del rialzo del prezzo sono state, vedete, le obbligazioni con scadenza lunga, quindi con duration elevata. Quindi vedete, primo aspetto, c'è un collegamento diretto tra l'andamento dei tassi e il prezzo delle obbligazioni. Questo ovviamente si ripercuote anche sul prezzo dell'ETF obbligazionario, perché se i tassi sono in aumento, diminuisce il prezzo delle obbligazioni, diminuisce di conseguenza il valore dell'ETF, che è un paniere di obbligazioni. Se invece diminuisce il tasso di interesse, il prezzo delle obbligazioni aumenta e quindi anche il paniere di obbligazioni, cioè l'ETF obbligazionario, tende a crescere di prezzo. Quello che è successo in questi anni. Se nei prossimi anni andremo incontro a una situazione di tassi in aumento, cosa succederà al prezzo delle obbligazioni? Diminuiranno, quindi anche le quotazioni degli ETF obbligazionari tenderanno a diminuire. Quanto diminuiranno? In funzione della duration, cioè della vita finanziaria. Vedete, in questo caso ho fatto l'esempio contrario, cioè i tassi in diminuzione, ma se noi avessimo ribaltato il ruolo, avessimo fatto tassi in aumento, ecco che queste si sarebbero deprezzate, quindi invece di esserci in più ci sarebbe un meno, qui troveremmo valori negativi, quindi minori di 100, intendo, e che è il valore nominale di emissione, e il ribasso minore sarebbe stato a vantaggio dell'obbligazione a tasso 2 anni, il ribasso maggiore sarebbe stato invece per l'obbligazione a 10 anni. Non è un caso che sul mercato americano, dove il rialzo dei tassi è aumentato, guardate cosa è successo da inizio anno. Quelle che vedete in sfondo è il movimento percentuale, appunto, dicevo, da inizio anno, di che cosa? Dei ETF obbligazionari che comprano titoli di Stato americani. Il titolo di Stato americano, vedete, con scadenza breve, 1-3 anni, quindi duration breve, 1-3 anni, vedete, linea fucsia, è quello che più o meno è rimasto stabile, non si è deprezzato, 0,47, perché? Perché la duration è ridotta, quindi l'aumento dei tassi non ha causato grosse problematiche alla quotazione delle obbligazioni e di conseguenza all'ETF. Se noi però andiamo, vedete, sull'ETF che compra titoli di Stato con scadenza compresa tra 7, da 3 a 7 anni, quindi una duration più elevata, vediamo che si è deprezzato un 2,55%. Se noi aumentiamo ancora la duration, quindi andiamo su scadenze 7-10 anni, vedete che si è deprezzato ulteriormente del 4,56. Se poi andiamo su un ETF che vedete compra titoli con una vita superiore ai 20 anni, vedete che si è deprezzato di un 9%. Quindi vedete che il meccanismo che vi ho appena descritto, cioè che all'aumento dei tassi corrisponde un ribasso del prezzo delle obbligazioni e di conseguenza della quota dell'ETF obbligazionario, e che questo deprezzamento in funzione della duration
Vedete, è dimostrato, verificato da questa slide. Questo l'ho presa dal mercato americano perché questo fenomeno è già in essere, ma l'aumento dei tassi, se avverrà, avverrà di sicuro, vedremo con quale lentezza e con quale importi anche in Europa, ecco che causerà ovviamente un effetto di questo tipo, perché è un effetto puramente matematico e questo è un concetto importante da conoscere. Quindi, se noi abbiamo, vedete, un'obbligazione con duration elevata, avremo più tempo per rientrare nel nostro investimento, perché abbiamo detto che la duration misura quanto tempo impieghiamo, misurato in mesi e anni, a tornare indietro del nostro denaro a forza di reinvestire, incassare, eccetera. Cioè incassare e reinvestire, eccetera. Ovviamente, maggiore il tempo di rientro, maggiore il rischio per noi investitori, di conseguenza maggiore sarà l'oscillazione di prezzo dell'obbligazione e quindi dell'ETF obbligazionario. Al contrario, invece, duration bassa, allora sarà meno tempo per rientrare dall'investimento, un minore rischio e di conseguenza minore oscillazione di prezzo. E quindi, fondamentalmente, in un contesto di tassi in aumento, cosa succede? Ricapitoliamo, il prezzo delle singole obbligazioni diminuirà, quindi di conseguenza il prezzo dell'ETF, che è un paniere di singole obbligazioni, andrà a deprezzarsi. Quindi, in questi contesti, cosa conviene fare? Lavorare su ETF con duration contenuta, con duration bassa, oppure andare a lavorare magari con ETF a tasso variabile, che sono come dire, un'alternativa. Al contrario, invece, quando avremo un contesto di tassi in diminuzione, ecco che il prezzo dell'obbligazione ne beneficia, di conseguenza ne beneficia anche il prezzo dell'ETF obbligazionario. In questo caso, invece, nel portafoglio possiamo o dovremmo andare a inserire, compatibilmente con la nostra pianificazione, la nostra ottica temporale e grado di rischio, delle obbligazioni con duration più elevata, quindi 7-10 anni. A volte magari potremmo anche valutare di spingere un po' di più sul piede dell'acceleratore. E questo è un concetto molto importante da conoscere quando lavorate sul mercato obbligazionario tramite gli ETF obbligazionari, perché ci sono proprio delle regole matematiche che riguardano le singole obbligazioni. Di conseguenza, poi questo si ripercuote sulla quotazione dell'ETF. Dal punto di vista delle strategie operative, gli ETF obbligazionari in linea generale ci permettono di lavorare a 360 gradi, cioè di applicare tutte le possibili soluzioni operative. Possiamo impiegare eventualmente dei piani d'accumulo. Io non amo i piani d'accumulo sull'obbligazionario, devo essere sincero, però volendo su alcune tipologie di obbligazionari, ad esempio la high yield o paesi emergenti, ecco che sicuramente sono asset volatili che si prestano a questo scopo. Sui titoli di Stato, così un pochino meno, secondo me si perde un po' di significato, però volendo, tecnicamente è possibile implementare piani d'accumulo. Oppure, indubbiamente, gli ETF obbligazionari possono essere inseriti all'interno dei famosi panieri statici e a gestione passiva, quindi i famosi lazy portfolio. Ho fatto un video su questo argomento che lo trovate sul mio canale YouTube. Se non l'avete visto, vi consiglio di andarlo ad analizzare perché secondo me è fatto molto bene. Adesso l'ho fatto io, sono un po' in conflitto di interessi, ma credo che sia fatto effettivamente bene, che sia abbastanza completo. Si presta anche per tutte quelle che sono le strategie attive dinamiche, principalmente all'interno di modelli trend follower, quindi che seguono la tendenza dei prezzi. Però possono essere anche inserite in realtà all'interno di portafogli rotazionali che vanno a misurare la forza relativa e quindi cercano di comprare mese dopo mese quelli che sono gli asset con la maggiore forza relativa, con il maggiore momentum per cavalcare appunto questi trend. Quindi dal punto di vista operativo fondamentalmente noi gli ETF obbligazionari li possiamo lavorare un po' in tutte le mode, con tutti gli approcci. Degli approcci operativi non entriamo nel dettaglio oggi, ma ne parleremo poi in un webinar nella prossima serie dedicata agli ETF. Due parole su gli ETF obbligazionari high yield. Cosa sono gli ETF obbligazioni high yield? Sono ETF che comprano obbligazioni high yield. Allora, qui dobbiamo un attimo conoscere il marketing del settore bancario, no? High yield si traduce alto rendimento, no? Il marketing ti sottolinea, no, la parola alto rendimento, ma in realtà quella parola che si scrive alto rendimento andrebbe letta alto rischio. Sono le famose obbligazioni spazzatura. Sono quelle obbligazioni che riguardano, vedete, la parte bassa della classifica fondamentalmente del rating, della solidità. Sono le obbligazioni speculative grade, vedete, investimento rischioso ma potenzialmente più redditizio. Sono quelle singole obbligazioni che abbiamo definito traballanti poco fa. A
Allora, le obbligazioni Higgins noi andiamo a comprare singolarmente, siamo esposti al rischio specifico, cioè al rischio che l'emittente a cui abbiamo prestato i soldi vada a gamba all'aria. Pensate al caso di chi avesse comprato delle singole obbligazioni dello Stato russo piuttosto che di emittenti russi. In questo momento si troverebbe in grossa difficoltà perché avrebbe una porzione di portafoglio, forse significativa, investita in un asset in questo momento sospeso dalle contrattazioni, eccetera. Non sarebbe andata meglio chi nel passato ha comprato le singole obbligazioni, titoli di Stato della Grecia, chi avesse comprato le obbligazioni Astaldi o cose di questo tipo. E quindi comprare le singole obbligazioni ti espone al rischio specifico. Se noi compriamo invece un ETF che è molto diversificato al suo interno, ecco che noi questo rischio specifico lo eliminiamo. Se anche salta, per dire, completamente la quota russa all'interno del nostro ETF, ma il suo peso dello 0,8%, dell'1,5%, ecco che il nostro danno monetario è estremamente ridotto, praticamente non ce ne accorgiamo neanche, quindi possiamo andare a lavorare su asset più rischiosi. Quindi gli ETF obbligazionari e yield ci forniscono un grande vantaggio perché ci permettono, grazie al non poter fallire, di poter investire su asset che normalmente sono rischiosi, che però sono potenzialmente più remunerativi. Quindi tutti quegli investitori che hanno come obiettivo l'entrata periodica, comprare obbligazioni, ETF obbligazionari e yield è senz'altro una buona soluzione. Perché? Perché pagano delle cedole generose, pingui, cedole che sono sistematicamente più elevate rispetto a quelle pagate, ad esempio, da titoli di Stato o cose di questo tipo. Attenzione però a un dettaglio, sono un asset volatile, sono un asset soggetto a forti oscillazioni di prezzo. Non solo, sono un asset che ha una buona correlazione positiva, cioè un alto grado di correlazione positiva con il mercato azionario. Qui in alto troviamo proprio i numeri, no? Se noi andiamo a osservare un indice azionario, l'S&P 500, e un ETF che investe in obbligazioni yield, qui faccio l'esempio sul mercato americano, ma il concetto vale anche per il mercato europeo, esattamente lo stesso. Vedete, abbiamo un grado di correlazione di 0,75. Il grado di correlazione positiva massimo è 1, la correlazione va da meno 1, non correlazione, correlazione negativa, a 0 non correlazione, più 1 correlazione positiva elevata. 0,75 si pone nella fascia alta, quindi nella correlazione positiva, con un buon grado di correlazione positiva, con un alto grado di correlazione. Quindi sono due asset che vanno a braccetto. Vedete che quando diminuisce il mercato azionario, che è il grafico di sopra, cosa succede all'ETF che investe negli high yield? Vedete, diminuisce di prezzo. Vedete che è così in tutte le fasi di difficoltà. Questa è una fase di difficoltà che è durata qualche mese. Anche qui vedete il mercato obbligazionario e yield si è deprezzato. Così è avvenuto nel 2000 e così sta avvenendo, vedete, in questa fase storica. Quindi attenzione perché un asset volatile, primo aspetto, è un asset fondamentalmente collegato con il mercato azionario. E questi sono due dati da conoscere prima di inserire in portafoglio questo asset. Io paragono sempre l'acquisto di ETF obbligazionari e yield o anche di paesi emergenti, il discorso è lo stesso come volatilità e rischio, eccetera. Per l'obiettivo entrata periodica, dicevo, faccio sempre confronto con l'acquisto di un immobile, no? Nell'immaginario collettivo, cioè compro un appartamento e lo affitto, incasso gli affitti e vivo sereno, no? I famosi guru americani dicono vivere di rendita, le entrate passive, eccetera, no? Tutto bello. Tutto bello, se non che se vuoi andarlo a rivendere quell'immobile devi trovare l'inquilino esce di casa o lo vendi con l'inquilino in casa, la vendita non è così automatica, l'inquilino potrebbe non pagarti l'affitto, c'è l'incertezza fiscale, cioè quanto mi chiede lo Stato oggi di tasse, che non è basso, quanto mi potrebbe chiedere domani. C'è lo spettro di una patrimoniale, ci sono tutte le ristrutturazioni straordinarie, ci sono tutta la parte burocratica, le riunioni di condominio, eccetera. Ecco, in alternativa a quello che cosa si potrebbe fare? Si potrebbero comprare delle obbligazioni high yield oppure di paesi emergenti, oppure ovviamente entrambi tramite un ETF. L'ETF non può fallire, lo compriamo e lo vendiamo con un click, in qualsiasi momento possiamo incrementare, ridurre la quota senza nessun problema, possiamo attivare una strategia statica, possiamo attivare un piano d'accumulo e in cambio noi, senza rotture di scatole a livello di amministratore di condominio, riunioni, inquilino che non paga, cose di questo tipo, neanche di ristrutturazioni straordinarie, periodicamente, una volta al mese, trimestre, semestre, a seconda dei casi, incassiamo le nostre cedole. Un anno, 2 anni, se lo teniamo 20 anni, è un grandissimo vantaggio, provateci a pensare.
Siamo sicuri che l'inquilino dell'ETF ci paga, perché l'ETF paga, ad esempio, tutti i mesi e per 20 anni lo farà. Non ci sono terremoti o eventi naturali che possano creare problemi. Non dobbiamo ritinteggiare la facciata, rifare i tetti o cose di questo tipo. È un grandissimo vantaggio, però dobbiamo essere consci che è un asset collegato con l'azionario e volatile. Quindi va bene per chi ha bisogno di entrata periodica, per chi può mantenere la posizione in essere. Per tanti anni, anche 10, 20, 30 anni, io ad esempio il portafoglio di entrata periodica, lo zoccolo duro, l'ho costruito con ETF, obbligazioni high yield e paesi emergenti. Io so che in circa 20, 25 anni, a forza di incassare cedole, avrò azzerato il valore del mio investimento, ci cioè avrò già incassato, quindi di conseguenza il valore del mio sborso iniziale e da lì in poi sarà tutto guadagno, nel mentre mi godo eventualmente le cedole se desidero spendere per me, per i figli, eccetera. Un domani quello sarà un capitale che erediteranno i miei figli, eccetera. Ma no, questa è l'idea. Non invece di lasciargli un appartamento, gli lascio questo che gli genera comunque delle entrate periodiche e potranno farne l'uso che andranno a desiderare. Però devi avere propensione a rischio medio-alto e soprattutto un'ottica temporale di lungo periodo. Se compri per tenere 2 o 3 anni, questa strategia non funziona. Se compri per 10-20 anni, invece, questa strategia è assolutamente interessante. Com'è interessante anche in tema di ETF obbligazionari il tema delle obbligazioni convertibili. Anche qui vedete abbiamo un asset con un forte grado di correlazione positiva con l'azionario. Qui troviamo l'azionario, qui troviamo le obbligazioni convertibili con l'ETF. Ovviamente vedete che abbiamo un grado di correlazione di 0,8, quindi più alto della yield, ma è normale perché sono obbligazioni che possono essere convertite in azioni e quindi il grado di correlazione, il grado di collegamento con l'azionario maggiore, quindi di conseguenza anche la correlazione positiva ha un valore sicuramente più alto. E vedete che effettivamente vanno molto a braccetto, no? Quando scende l'azionario, scendono l'ETF con le obbligazioni convertibili, vedete che c'è proprio un andamento proprio molto, molto similare. Qual è il vantaggio degli ETF obbligazioni convertibili? Fondamentalmente lo vediamo rappresentato in questa slide. Questo è un grafico che non è aggiornato per motivi di tempo, ma è comunque recente perché è del novembre dell'anno scorso, quindi qualche mese fa, dove fondamentalmente vedete abbiamo la linea arancione che è l'andamento di un ETF sul mercato americano, obbligazioni convertibili. No, global, scusatemi, obbligazioni convertibili globale. E poi abbiamo, vedete, un ETF azionario globale, linea viola. Queste sono le due performance. Ora, se noi le guardiamo, uno potrebbe dire, beh, l'azionario americano ha sovraperformato. La linea viola è sempre superiore dal 2017 in poi alla linea arancione. La linea arancione, cioè il convertible, ha fatto un più 52 in questi anni, invece l'azionario ha fatto un più 81, quindi uno potrebbe erroneamente pensare che sia uno strumento più efficiente. In realtà, se noi andiamo a osservare il rendimento anno, quindi il CAGR, non è proprio rendimento anno, ma facciamo finta che lo sia, vedete abbiamo un 7,40 contro un 9,83. Quindi non abbiamo un rendimento sensibilmente più basso, pur essendo, vedete, un investimento prettamente obbligazionario. Quindi 2 punti percentuali in meno all'anno, fondamentalmente, ma guardate, il drawdown è significativamente più basso, un 24 contro un 33. Anche la volatilità, vedete, è sensibilmente più bassa, un 10 contro un 13. Non è un caso, vedete, che sia l'indicazione Sharpe ratio che è sortino, vedete, siano diciamo così, a favore dell'obbligazione convertibile. Quindi l'obbligazione convertibile lo possiamo definire una sorta di Oscar rischio rendimento, no? Quindi è un asset poco conosciuto, ma che in genere all'interno dei portafogli ha un suo perché, mettiamola così. Ha un suo perché sia come gestione statica, quindi all'interno dei lazy portfolio, ma può essere usato anche in chiave dinamica. E quindi è un asset secondo me da conoscere e da utilizzare. Attenzione a un dato, io in questa conferenza di oggi vi farò vedere come in questo caso alcuni ETF, eccetera, ma ne parleremo in termini generali perché non entrerò nei dettagli, eccetera, perché a ognuno di questi ETF, a ognuna di queste situazioni andrò a dedicare un video nel progetto che ho fatto su YouTube che si chiama Il migliore ETF per investire, no?
Quindi per ogni categoria, per ogni tipologia farò un video ad hoc dove entrerò proprio nelle specifiche delle ETF, quindi vi descriverò la composizione del paniere, quali sono le variabili che ne determinano il prezzo, eccetera. Oggi ho solo la pretesa di illustrarvi che esistono queste tipologie che possono essere inserite all'interno di un portafoglio e che hanno dei pregi o dei difetti, in questo caso un pregio, nel caso precedente un pregio, ma qualcosa vedremo più tardi che hanno anche dei difetti. E quindi insomma, questa è una panoramica generale che poi, ripeto, andremo ad approfondire con specifici video. ETF azionari. Un attimo che bevo. Sono la seconda tipologia che andiamo a descrivere, fondamentalmente tra le scelte monetarie che hanno meno importanza. E anche qui, fondamentalmente, ci permettono una grande utilità operativa, perché fondamentalmente ci permettono di lavorare su qualsiasi area geografica, possiamo comprarli azionario globale, cioè paesi sviluppati e basta, oppure paesi sviluppati più paesi emergenti, oppure possiamo andare su aree geografiche, America piuttosto che America Latina, piuttosto che paesi emergenti, piuttosto che Europa, oppure singoli paesi, Italia, Germania, non so, Francia, Giappone, eccetera. Possiamo andare a selezionare anche la capitalizzazione, cioè esistono ETF che investono in azioni di large cap, quindi di grandi aziende, grande capitalizzazione, oppure di small, oppure di mid cap, quindi società piccolo-media capitalizzazione, che hanno una volatilità maggiore rispetto alle large cap, ma sul lungo periodo tendono ad avere delle performance generalmente più elevate. E quindi all'interno di un portafoglio possono essere, per una quota parte ridotta, sicuramente valutate. Poi possiamo scegliere anche qui ad accumulo la distribuzione dei proventi, possiamo optare per la versione a cambio coperto, a cambio aperto, a seconda della nostra visione rispetto al dollaro principalmente. Ma lo vediamo tra poco, possiamo anche lavorare sullo stile, diciamo così, di gestione. Dovete sapere che a livello di ETF azionari, sì, è vero, esiste l'ETF azionario globale, azioni Italia, azioni America, eccetera, ma esistono anche dei settoriali, dei tematici. Quindi, ad esempio, degli ETF azionari che investono solo nelle azioni legate all'energia, al petrolio, oppure a tematiche come l'acqua, oppure i megatrend, cioè la robotica, l'intelligenza artificiale, eccetera, che dopo vedremo. Ma avremo anche degli ETF azionari che si caratterizzano per altre peculiarità, cioè ad esempio lo stile di gestione è andare a cercare una strategia low volatility, cioè a cercare di contenere la volatilità dell'asset, quindi un ETF azioni S&P 500 low volatility andrà a cercare di ricreare il paniere S&P 500, quindi il principale indice azionario americano, con la caratteristica di selezionare solo le aziende a minore volatilità per ridurre ulteriormente il rischio. Esistono i panieri equipesati, quindi degli ETF che replicano dei panieri in cui tutte le azioni hanno lo stesso peso percentuale. Esistono gli ETF azionari growth, quindi che vanno a cercare le aziende con degli elevati tassi di crescita, oppure quelle di momentum, cioè che comprano le azioni con una buona forza relativa. Ci sono i titoli value, quindi i panieri di ETF azionari che vanno a comprare le aziende sottovalutate o comunque con delle buone quotazioni dal punto di vista dell'analisi fondamentale, oppure le strategie dividend, high dividend, i dividendi elevati, i famosi aristocrats. Dopo faremo un po' una panoramica, un punto della situazione di tutte queste tipologie. Alcune sono efficienti dal mio punto di vista come strategie momentum o growth, altre come low volatility, value e dividend, ho qualche perplessità in più e dopo entrerò nello specifico. Però il concetto è che grazie agli azionari oggi veramente possiamo lavorare con strategie molto raffinate, molto diverse rispetto alle classiche compro globale, eccetera, e vedete con tutte le sue variazioni. Questo è un esempio semplice, forse neanche completo, di quelli che sono i principali ETF azionari su singoli no, quotate, scusate, su borsa italiana. Vedete, possiamo andare da un globale, ad esempio, a un'Europa, oppure possiamo andare su singoli paesi come Vietnam, Turchia, Thailandia, Svizzera, Sudafrica, eccetera. Vedete, quindi abbiamo veramente molte frecce nel nostro arco oggi da questo punto di vista a livello di potenziale diversificazione. Anche qui però attenzione perché abbiamo dei pregi e dei difetti, no? E dei fattori di rischio che dobbiamo conoscere, no? Allora, partiamo dai pregi. Allora, il pregio sicuramente è che noi con un unico
acquisto, quindi con un'unica operazione di acquisto andiamo a comprare un intero paniere. Quindi se noi abbiamo, non so, un broker online che ci chiede 5 euro di eseguito, noi con 5 euro compriamo un paniere, ad esempio, con, non so, se noi compriamo un ETF Azioni Italia, quindi collegato al FTSE MIB, noi compriamo con una sola commissione l'intero paniere composto da 40 azioni. Quindi invece di andare a comprare tutte 40, pagare 40 commissioni, andiamo a comprarne una sola. Quindi ridotti i costi a livello commissionale, e non è un dettaglio da poco. Secondo, ampia diversificazione interna, assenza di rischio default, abbiamo già detto, ma sempre bene ricordarlo. In più, essendo un paniere di azioni, sicuramente ha una volatilità inferiore rispetto ai singoli componenti, e quindi questo è senz'altro un aspetto positivo, soprattutto se hai un capitale ridotto da gestire, come abbiamo visto prima, o anche se vuoi lavorare in determinate situazioni di mercato, come ad esempio in un contesto di incertezza o in un contesto di ribasso del mercato azionario, avere un prodotto che non può fallire, ampiamente diversificato e con una volatilità contenuta rispetto ai singoli componenti, è senz'altro un vantaggio, e non è un dettaglio da poco. Poi abbiamo lato difetti. Beh, il principale e l'unico anche in realtà che mi sento di consigliare è quello che non tutti sono liquidi e ben scambiati, quindi verificare sempre che il prodotto sia effettivamente liquido e scambiato, quindi che abbia un controvalore medio, ne parleremo nella prossima lezione, almeno superiore a 500.000 euro di controvalore medio monetario scambiato. Tra l'altro c'è una mia intervista proprio oggi su Sole 24 Ore, non l'ho ancora letta, che parla proprio di ETF, liquidità, eccetera. E questo mi sembra l'unico, o quantomeno il principale difetto che hanno gli ETF azionari. Poi, se vogliamo un attimo trovare il pelo nell'uovo, tra i difetti c'è che alcune, come dicevamo prima, di questi style di gestione non siano molto efficienti, cioè low volatility, per dire, value, così non è che siano il massimo dell'efficienza, ma lo vediamo dopo. Tra i fattori di rischio, anche qui può esserci il cambio valutario, l'ho messo sempre tra parentesi perché non è automatico che noi lavoriamo a cambio aperto, potremmo tranquillamente hedgeare il prodotto, quindi comprare un prodotto con copertura cambio. E il fattore di rischio principale, ovviamente, è l'andamento sottostante. Se io compro un ETF azioni America, il mercato americano scende, l'ho comprato inizio gennaio, da adesso è sceso, sono in perdita, e quindi di conseguenza sono andato incontro a un deprezzamento del valore della quota. È assolutamente normale, ovviamente gli ETF non possono fallire, ma possono deprezzarsi, questo dipende dalla composizione del paniere. Dal punto di vista operativo, anche qui possiamo sbizzarrirci a livello operativo, perché gli ETF azionari si prestano sicuramente a dei piani d'accumulo, si prestano a ingressi frazionati anche, quindi un piano d'accumulo e ingresso frazionato sono due cose diverse. Il piano d'accumulo è una soluzione di medio-lungo periodo, quindi investo ad esempio 100 euro, l'esempio classico, tutti i mesi per 10 o 20 anni. Questa è la logica del piano d'accumulo. Invece l'ingresso frazionato è compro ad esempio 500 euro per 6 mesi, per 12 mesi, quindi concentro in un'ottica temporale più breve una serie di ingressi, e magari li posso andare anche a vincolare a movimenti ribassisti del mercato. Quindi tutte le volte che l'indice perde un 4-5% compro una tranche, eccetera. Questa è la differenza. Quindi posso fare sia ingressi frazionati che piani d'accumulo. Posso sicuramente inserire all'interno di strategie statiche e posso sicuramente gestirli in modo attivo e dinamico. Io qui ho citato le due principali strategie, l'approccio trend follower e rotazionale, ma attenzione, gli ETF azionari sono ETF volatili come andamento del sottostante. Questo significa che si prestano, se sono anche liquidi e ben scambiati, a essere negoziati in ottica trading, di compra vendita di breve periodo. Ad esempio, non sul mercato italiano, ma sul mercato americano, io gli ETF sul Nasdaq, l'S&P 500, il Russell, li utilizzo abitualmente con un approccio prevalentemente mirror reverting, soprattutto, quindi il comprare su debolezza e rivendere sulla forza, soprattutto per quanto riguarda l'S&P 500, li utilizzo da tanti anni con ottime soddisfazioni. Sono volatili, sono molto liquidi, ci sono molte strategie che sono robuste, cioè funzionavano ieri e continuano a funzionare oggi. E quindi, insomma, è una soluzione quella degli ETF azionari che si presta. L'importante è che l'ETF azionario sia anche liquido, perché ovviamente se voi avete un'operatività di trading di breve periodo, compro oggi per vendere fra 2 o 3 sedute, 5 sedute, quello che è, comunque un'ottica temporale breve, e il prodotto è poco liquido, c'è uno spread del book elevato, è chiaro che questo vi erode le performance, ed è un dato da conoscere.
ETF immobiliari. Ora, io qui degli ETF immobiliari ne parlo in modo separato, ma in realtà, dal mio punto di vista, avrei dovuto parlare degli ETF immobiliari insieme agli ETF settoriali. Perché? Perché nella letteratura spesso e volentieri trovo gli ETF immobiliari come un asset class a parte rispetto all'azionario. Come invece intendo io questo asset, ma è un mio giudizio personale, quindi è assolutamente sindacabile, gli ETF immobiliari di fatto sono degli ETF settoriali, di un settore specifico, quello immobiliare, tant'è che se noi andiamo a osservare il paniere di un ETF immobiliare quotato su Borsa Italiana, ad esempio, scopriamo che al suo interno troviamo azioni di società attive nel settore immobiliare, quindi è un ETF azionario specifico sul tema immobiliare. Quindi personalmente lo tratto come un settoriale. Però qui ve lo metto a parte perché ripeto, molti libri, su molti anche colleghi che stimo, in realtà lo considerano un asset class a parte. Mio punto di vista è un settoriale. Quindi se io compro un ETF azioni America e un ETF immobiliare America, io in realtà dal mio punto di vista non sto diversificando il portafoglio tra due asset class, ma sto aumentando l'esposizione sull'azionario, concentrando il tutto su un asset specifico che è l'immobiliare. Questa è un'immagine, vedete, di un ETF quotato a Borsa Italiana che presenta, vedete, è immobiliare ovviamente, immobiliare azioni America fondamentalmente, cioè immobiliare americano intendo, e vedete che dice settore immobili e tutti i titoli azionari, vedete, quindi li troviamo tutti, qui li potete anche andare a verificare, potete prendere uno per uno, andare a vedere su Google, e quindi dal mio punto di vista è un settoriale. Non è un caso che se noi andiamo a fare il confronto tra, questa è l'analisi della correlazione, no? Tra l'indice azionario S&P 500 e due, giusto per confronto e completezza, due ETF che investono nel real estate, quindi nell'immobiliare americano, il primo di iShares e l'altro di Spider, ne ho presi due per avere un rinforzo, ho preso il mercato americano perché c'è uno storico maggiore di dati, eccetera, eccetera, ma vale la stessa identica cosa se avessi fatto il test su roba quotata a borsa italiana, non cambia la sostanza. Vedete che il grado di correlazione è 0,78-0,80. Abbiamo detto che la correlazione va da meno 1 a più 1, dove il valore più 1 è il massimo grado di correlazione positiva. Forse prima non l'ho sottolineato, correlazione positiva vuol dire che se salgono tutti e due, cioè o salgono tutti e due insieme o scendono tutti e due insieme, vanno a braccetto. Correlazione negativa sono come i gialli più noti, uno va da una parte, uno va dall'altra, no? Quindi se io volessi diversificare, dovrei trovare due asset che hanno una correlazione negativa o comunque una non correlazione al massimo, quindi un valore o inferiore a zero o a cavallo di zero. Se io invece voglio, cioè trovo come in questo caso un valore prossimo a 1, quindi vicino a 0,80, che è molto vicino a 1, vuol dire che ha un livello di correlazione positiva elevato, vuol dire che tendono a muoversi all'unisono, o salgono contemporaneamente tutti e due o scendono contemporaneamente tutti e due. Questo conferma che sono strettamente correlati questi due asset, e quindi torniamo al discorso, no, che facevamo prima, che per me è un settoriale specifico azionario. Qui troviamo un altro confronto sempre sul mercato americano. Ho preso sempre a riferimento questi primi due ETF, giusto per dare una maggiore completezza, al di là del discorso della correlazione, come si sono mossi dal 2000 ad oggi, quindi su un arco temporale di 20 anni. Vedete che alla fine della fiera il risultato è stato abbastanza simile, perché la linea più chiara è l'immobiliare, la linea più scura, quella viola, è l'S&P 500. Vedete che più o meno una ha fatto più 200, l'altra ha fatto più 204, no? In versione total return. Che cosa cambia? Cambia che sistematicamente, vedete, l'immobiliare è molto più nervoso, ha performato meglio per molti anni, ma vedete in modo molto più nervoso rispetto a un azionario come l'S&P, molto più diversificato. Tant'è che se andiamo a guardare, vedete, l'S&P ha guadagnato un pochino meno, un 7,85 all'anno contro un 9,11 dell'immobiliare. Però, ad esempio, vedete, a fronte di drawdown, già il drawdown dell'azionario è stato un 50%. Quello dell'immobiliare è stato un meno 70, quindi da 100 monete a un certo punto te ne sei trovate 30. Non è simpatica come situazione, anche vedete la deviazione standard
è più elevata. Non è un caso che l'indicatore rapporto rischio-rendimento come Sharpe e Sortino, vedete, tende a presentare valori più elevati sull'azionario diversificato rispetto a questo. E quindi insomma è un asset che potete valutare sicuramente, ma è un asset sicuramente molto più aggressivo da questo punto di vista. Si presta meglio dal mio punto di vista a strategie attive piuttosto che a strategie statiche. Quindi all'interno di un portafoglio lazy di immobiliari, personalmente non ce lo vedrei molto bene, o al massimo gli darei una quota proprio omeopatica, diciamo così, contenuta. E al contrario, invece, tramite una strategia dinamica che prevede di acquistare e vendere a seconda o della forza relativa o delle mutate condizioni della tendenza dei prezzi, senz'altro è un asset che merita di essere sviluppato. Anche qui vedete quello che scrivevo adesso. Entriamo quindi nel meccanismo del discorso ETF settoriali tematici, di cui anche i famosi megatrend sono parte integrante. Allora, qual è la differenza tra settoriale e tematico? Beh, il settoriale è, che sono fondamentalmente ETF che compongono il paniere con azioni di uno specifico settore economico, quindi ad esempio tutti i titoli collegati al settore delle banche, tutti i titoli collegati al settore energetico, tutti i titoli collegati al settore assicurativo, di viaggi nel turismo, eccetera. Mentre gli ETF tematici invece vanno a lavorare su uno specifico tema di investimento, come ad esempio la finanza sostenibile, ecco, con gli ESG, ad esempio, oppure la tematica dell'acqua, ad esempio, no? Ma a volte può essere anche questione di lana caprina. Io, dal mio punto di vista, settoriali e tematici li metto tutti in un unico calderone, però questa è giusto per dare una dimostrazione un po' più raffinata di quale sarebbe la differenza tra gli altri, però ripeto, per me tutta un'unica soluzione sono. La caratteristica essenziale è che, non dimentichiamoci, sono ETF azionari e quindi rientrano alla voce azioni, e quindi attenzione al rischio di concentrazione. Cioè, se io compro un ETF azioni America e ci compro un ETF settore petrolio, ho comprato sempre dell'azionario, non sto diversificando tra due asset diverse, ma sono sempre esposto sull'azionario. Perlomeno in questo momento storico, la parte del leone tra gli ETF tematici la fanno sicuramente gli ESG, che li vediamo fra un attimo, e i megatrend. Questo che vedete in sfondo in questo momento è la mia personale selezione a livello di megatrend, no? Quindi se qualcuno mi chiede quali sono i megatrend più interessanti, quali sono per ciascuno di questi megatrend l'ETF più efficiente, beh, è riassunto in questa tabella. Vedete, i megatrend abbiamo l'automazione, la robotica, il cloud, la sicurezza informatica, l'intelligenza artificiale, le tecnologie distruttive, chiamiamole così, dirompenti, l'information technology, tutto quello che è gli sport, il gaming, il betting, eccetera. Attenzione ad alcuni dati, però, che secondo me è utile sottolineare. Il tema dei megatrend è senz'altro molto affascinante, però il problema è che quello che potrebbe essere un bellissimo sulla carta megatrend oggi, cioè con delle potenzialità incredibili, magari fra 5, 10, 20 anni non si rivela effettivamente essere quella soluzione così efficiente come sembrava tanti anni prima quando ci avevamo investito. Questo lo dico perché quando andiamo a lavorare sui megatrend o utilizziamo una strategia attiva, e quindi compriamo e vendiamo a seconda di quelle che sono le mutate condizioni del mercato, oppure li lavoriamo con una logica rotazionale, e quindi comprando ogni mese quello con la maggiore forza relativa, e allora diventa una soluzione efficiente, perché io periodicamente cambio cavallo, a seconda di chi è in trend al rialzo, di chi ha una buona forza relativa, lo metto in portafoglio, chi è al ribasso o chi non ha forza relativa lo lascio da parte. E allora è un conto. Oppure, se devo andare a lavorare con un piano d'accumulo, non ha senso che io dica tra tutti questi, secondo me, il settore che avrà più successo è quello della clean energy, perché io non sono così sicuro che sarà quello effettivamente. Potrebbe invece la clean energy essere un bluff, che ne so io. E quindi conviene sempre attivare, se vogliamo, un piano d'accumulo o su un ETF molto diversificato al suo interno a livello di megatrend. Ad esempio, prendete questo megatrend,
Questo DNF, vedete che vi sto indicando, il codice, il ticker è ITEC, per dare un'idea, questo è il codice ANSI, ha una caratteristica. Investe nel settore IT, ma con tante categorie, quindi contiene la robotica, l'automazione, il cloud e tanti altri. Quindi di fatto un unico ETF che contiene più megatrend al suo interno. Questo potrebbe essere una buona logica. E potrebbe essere una buona logica anche questo, vedete, con la tecnologia, chiamiamola, di distruttiva, no? Di rompente, no? Quella che arriva, rompe gli schemi, ti crea un nuovo modello, perché qui dentro fondamentalmente potremmo trovare quelle che sono effettivamente competenze trasversali tra altre soluzioni, anche se io tra i due preferisco sicuramente questo di NF sul tech megatrend. Dicevo, altrimenti, cioè, o optate quindi per un unico ETF ma diversificato su più megatrend, come in questo caso, oppure vi conviene prenderne più di uno, ma comprare più, cioè attivare quindi contemporaneamente più piani di accumulo insieme, significa avere un grosso risparmio mensile o periodico, significa pagare molte commissioni, quindi l'incidenza delle commissioni può essere elevata, no? Quindi l'altro giorno c'è qualcuno che mi ha scritto: volevo comprare 5-10 ETF megatrend con un piano d'accumulo, cosa mi consigli? Io gli ho mandato questo schema, ma gli ho detto: attenzione, verifica l'incidenza dei costi, verifica che sia una soluzione efficiente quella di comprarne 5-10, perché se tu hai, non so, 10.000 euro al mese di risparmio, 1.000 euro a ETF, ne puoi comprare anche 10, effettivamente. Ma se tu hai 300 euro, discorso cambia, al di là del prezzo della quota, eccetera, l'incidenza delle commissioni diventa molto elevata, quindi questo è un dato. All'interno invece dei portafogli statici, beh, o li comprate tutti o diventa difficile andarli a inserire. È un tema quello dei megatrend che io preferisco lavorare o con un piano d'accumulo però diversificato o con strategie attive. Perché vi spiego tutto questo? Perché, ad esempio, tanti anni fa, faccio alcuni esempi, c'erano due settori che sembravano molto promettenti. Il primo è quello dell'invecchiamento della popolazione. Anni fa io mi ricordo che a tutti i convegni che andavo, quelli dove c'erano gestori, professional, eccetera, ma anche per parenti che lavorano nel settore, tutti mi raccontavano che il settore degli anziani, dell'invecchiamento, erano il futuro, erano soluzioni dove si stava andando la ricerca, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sembrava che se uno non investisse in quel settore era un perfetto pirla, fondamentalmente, perché deve essere la gallina dalle uova d'oro, no? Quali sono stati i risultati dal 2016 ad oggi di un ETF settore invecchiamento della popolazione come tematica contro un normale ETF globale? Beh, il risultato lo trovate qui. L'ETF sull'invecchiamento della popolazione ha fatto un più 48 dal 2016 ad oggi, sicuramente ha guadagnato. Ma l'ETF azioni globali avrebbe fatto più 102, siamo cioè un 60% in più, sovraperformando più o meno quasi da sempre, no? Quindi questo è per dimostrare quello che dicevo prima: attenzione a battezzare un singolo megatrend e a inserirlo in portafoglio o con un solo piano d'accumulo o con una strategia da cassetto, perché non è detto che effettivamente le premesse saranno rispettate nel corso del tempo. Un'altra tematica molto diffusa anni fa era quella dell'acqua. Azioni globali del settore acqua, azionario globale. Anche qui, se noi andiamo a vedere, il settore acqua ha sottoperformato il settore classico, cioè l'azionario globale. Quindi attenzione, perché andare sui singoli megatrend è spesso e volentieri rischioso. Puoi fare bingo. Puoi effettivamente beccare quel settore che effettivamente farà per 5, per 10, per 20 il capitale, ma potresti anche trovare quello che invece sottoperforma clamorosamente l'indice generale di mercato, con una volatilità maggiore, quindi guadagni meno rischiando di più tecnicamente, no? E quindi questo è un dettaglio da conoscere. Diversificare quindi, se lavori sui megatrend oppure usare strategie attive, è sicuramente saggio. In più ti permette anche di sfruttare una certa decorrelazione che c'è tra queste varie tematiche. E ora, da questo grafico in realtà non sembra che ci sia decorrelazione, ma questo è un grafico molto recente, no? Se noi andiamo in realtà ad analizzare non solo i megatrend, ma anche tutto quello che è il settoriale,
e i tematici, no, di prima, quindi allarghiamo il paniere a petrolifero, banchieri, eccetera, vediamo che effettivamente ci sono asset che hanno una buona decorrelazione tra di loro e diversificano bene il portafoglio. Quindi diversificare è senz'altro utile quando lavoriamo con megatrend settoriali e tematici, insomma, questo è il concetto. L'operatività migliore, dicevamo, un piano d'accumulo, parlo di megatrend settoriali, cosa, piani di accumulo diversificati oppure strategie attive, dicevamo dinamiche, quindi comprovendo a seconda delle mutate condizioni di mercato. Si meritano tra i tematici, secondo me, un piccolo approfondimento tutto quello che è il tema ESG e tutto quello che è il tema SRI, no? Allora, sono due sigle probabilmente che avete imparato, come dire, a conoscere fondamentalmente perché ormai sono, dire, tanti anni che alcuni anni che se ne parla, c'è molto marketing, no, da parte dell'industria come si dice, dell'industria finanziaria, quindi del risparmio gestito. Non c'è convegno dove non vanno a sbandierare l'SRI, ESG. Allora, cosa sono queste sigle? Sono degli acronimi, no? SRI significa investimenti socialmente responsabili, se lo andiamo a tradurre in italiano, mentre ESG anche lui è un acronimo che praticamente racchiude, no, quelli che sono i tre concetti chiave della sostenibilità, no? Quindi abbiamo l'ambiente, il sociale, la governance, intesa, no, come gestione e organizzazione di un'azienda, no? Quindi in entrambi i casi stiamo parlando di prodotti, dire, siamo nel campo dell'investimento sostenibile, dell'investimento responsabile, no? E quindi tecnicamente cosa fanno gli ETF ESG o SRI? Sono quegli ETF che possono essere sia azionari che obbligazionari, in realtà, che selezionano i sottostanti da inserire in portafoglio con questi criteri. Quindi se soddisfano i criteri ESG, allora l'emittente obbligazionario piuttosto che l'azione la inserisco in portafoglio, altrimenti no. Quindi vado ad esempio a non inserire all'interno di un portafoglio, non so, ad esempio delle azioni collegate al tabacco, a società che non trattano bene i dipendenti, che hanno una serie di vertenze sindacali aperte, cose di questo tipo, eccetera, no? Questa tematica, no, dell'investimento responsabile, se vogliamo chiamare, primo, è in continua evoluzione, nel senso che sono tanti anni che se ne parla e pian pianino come dire, questi criteri vengono un po' modificati, perché oggi un'altra delle criticità che c'è è che non c'è un'uniformità di giudizio, cioè una società può battezzare come ESG una cosa e un'altra società magari può dare un giudizio diverso, quindi ancora non c'è un'uniformità di pensiero. E secondo, è un argomento a volte anche controverso, no? Alcune società sono giudicate ESG, che anch'io personalmente dico, bah, va bene, però avrei un'opinione diversa. È un argomento controverso anche perché ovviamente, no, il marketing bancario, no, del risparmio gestito ci si è buttato a pesce, no? E quindi ci sguazza un po' il marketing. Il concetto quindi è capire, ma è solo marketing, è solo fumo o c'è anche dell'arrosto, c'è anche della sostanza, no? Allora, per rispondere a questa domanda bisogna far parlare i numeri, no? Perché a sentiment ovviamente non ha senso parlarne. Cerchiamo di capire cosa ci dicono questi numeri, quindi facendo un confronto tra un ETF classico e l'ETF nella sua versione ESG, no? Qui vedete, ho preso due ETF azionari globali, replicano, vedete, l'MSCI World entrambi. Il primo, vedete, linea più chiara, è in versione ESG, il secondo no. Quindi il primo prevede effettivamente di comprare tutte le azioni che compongono quel paniere, l'altro invece, quello in chiave ESG, prende quel paniere, lo filtra in chiave ESG e chi rispetta quei criteri viene inserito in paniere, chi non li rispetta è fuori. Quindi rimodula in chiave finanza sostenibile, mettiamola così, il nostro portafoglio, no? Il risultato qual è? Vedete che effettivamente un minimo di sovraperformance c'è, la linea più chiara rispetto a quella più blu. Il rendimento, vedete, a 3 anni, attenzione, qui abbiamo delle statistiche parziali, quindi sono ancora da prendere con le pinze. Perché parziali? Perché sono prodotti nati da poco, quindi non abbiamo 10-20 anni di storico da analizzare come prima, come vedremo anche più tardi.
E quindi dobbiamo partire dal presupposto che il giudizio è ancora in itinere, non è da battezzare come ESG sono migliori di quelli tradizionali, punto. Ma per i dati che abbiamo a disposizione sono un filo meglio, però i dati sono ancora parziali, quindi occorre monitorarli periodicamente. A 3 anni però vedete che hanno guadagnato qualcosa di più, il 62 contro il 56. Il drawdown più o meno simile, un 33-30 contro un 33-57. La volatilità è in questo caso un filo superiore, vedete, 14,91 contro 14,65, però Sharpe e Sortino, vedete, questi sono due indicatori sintetici del rapporto rischio-rendimento, passatemi il termine, sono migliori, quindi dice che effettivamente è stato più efficiente. Di poco, se vogliamo, ma lo è stato. Questo vale per un ETF mondiale. Prendiamo ad esempio il confronto tra un ETF classico, S&P 500, linea chiara in questo caso, e la versione ESG dell'S&P 500, linea blu scuro, vedete che anche qui c'è una leggera sovraperformance. Sono molto simili, se vogliamo, ma una leggera sovraperformance c'è. Quindi non è tutto fumo, un po' d'arrosto c'è. E vedete che viene confermata questa sovraperformance anche dal prodotto hedgeato. Qui linea chiara, vedete, troviamo l'S&P 500 nella versione hedgeata, quindi a cambio coperto, e qui troviamo l'ESG, sempre S&P 500, ma anche lui a cambio coperto, no? In questo caso l'ESG, vedete, è la linea scura. E anche qui vedete che la linea scura tende a sovraperformare, quindi effettivamente sembra esserci una sovraperformance delle ESG rispetto al tradizionale. Anche sul mercato americano troviamo lo stesso identico riscontro. Ho fatto lo stesso test che abbiamo appena visto prima, però il primo, linea viola, è un ETF azionario globale americano, quindi tutte le azioni americane. Il secondo è un azionario americano, ma in chiave ESG. Vedete che sono due linee appaiate, insomma, fondamentalmente, ma vedete dal 2020 ad oggi la versione ESG è leggermente superiore rispetto all'altra. È un filo ancora, però di fatto c'è, i numeri ci dicono quello. Da un punto di vista operativo, gli ESG, parlo di quelli azionari in questo caso, possono essere lavorati come? Con un piano d'accumulo, con le strategie statiche o le strategie attive. Valgono esattamente le stesse regole che abbiamo descritto prima per gli ETF azionari, quindi tra un ETF azionario sull'S&P 500 e la sua versione ESG, dal punto di vista operativo non cambia nulla, semplicemente quello ESG dovrebbe essere, così pare dai numeri, leggermente più efficiente, ma è un dato, ripeto, da verificare periodicamente. Un attimo che bevo. Allora, un'altra tipologia di ETF poco conosciuta e che purtroppo ha fatto molti danni in realtà nel portafoglio di quei pochi investitori che l'hanno utilizzata, sono gli ETF di volatilità. Che cos'è la volatilità? Ora, qui vi do una definizione che non è precisa, non è neanche corretta, però è giusto per farmi capire da tutti, la famosa casalinga di Voghera, no? Che citavamo prima. Misura la volatilità del prezzo di un'attività finanziaria. Quindi quanto si muove, qual è l'escursione percentuale verso l'alto, verso il basso del prezzo di un titolo azionario. Quindi più è bassa la volatilità, più sarà ingessata la quotazione, minore sarà il rischio. Più elevata è la volatilità, cioè la forza delle oscillazioni di prezzo, più ci saranno, se vogliamo, occasioni di guadagno, ma più sarà rischioso quel titolo azionario. Quindi volatilità anche come misura di rischio, se vogliamo. Allora, dovete sapere che la volatilità ha tendenzialmente una correlazione negativa rispetto al mercato azionario americano. Vuol dire che, entrando più nel dettaglio, la volatilità tende ad aumentare quando il mercato azionario scende. L'indice più rappresentativo della volatilità è il famoso indice VIX, no? Che misura la volatilità implicita delle opzioni dell'S&P 500. Quando l'indice azionario è S&P 500, il valore dell'indice VIX tende a crescere. C'è proprio un rapporto che dopo lo andiamo a vedere dal punto di vista operativo. Non è un caso che l'indice VIX sia chiamato indice della paura. Perché? Perché tende ad aumentare di prezzo quando il mercato azionario scende. La volatilità, e questo è il concetto importante per cui ve ne sto parlando, può essere anche considerato un asset class. E
E quindi può avere un suo ruolo all'interno del portafoglio. Qual è il ruolo che può avere la volatilità? Beh, di fatto sono due. Il primo, potremmo concepirla, vediamo dopo a che condizioni, perché è da prendere molto con cautela e con le pinze, come fattore di protezione del portafoglio. Oppure la possiamo usare per un uso speculativo. Quindi penso che il mercato scenda, non ho azioni in portafoglio, non devo quindi coprire dal rischio un portafoglio, ma voglio semplicemente speculare sul fatto che il mercato scenderà e quindi, visto che la volatilità è ciclica, carattere mean reverting, cerco di entrare appena vedo che si impenna per sfruttare il suo ritorno verso l'alto. Questo è il concetto. Quello che tiene sfondo in questo momento è un grafico dove in alto abbiamo l'andamento dell'indice S&P 500, principale indice azionario americano, e qua sotto il VIX, il famoso indice della Powell che vi ho appena citato. Come potete vedere, c'è un collegamento proprio evidente in cui vedete al ribasso dell'azionario segue una fase fortemente rialzista della volatilità, quindi del valore dell'indice VIX. Vedete che c'è proprio un collegamento, no? Adesso tutti i principali ribassi sono stati accompagnati, vedete, dell'azionario, intendo, da volatilità in aumento. Non è un caso quindi che, primo, la volatilità, abbiamo detto, abbia una correlazione negativa con l'azionario, uno va da una parte, uno dall'altra. Quando scende l'azionario, sale la volatilità e viceversa. Primo aspetto. Secondo aspetto, ecco perché il VIX, abbiamo detto, è chiamato indice della paura, perché il suo valore tende a salire quando c'è paura sui mercati finanziari, cioè quando l'azionario scende. Quindi, perché vi ho detto che può essere usato come strumento di protezione, quindi di copertura del portafoglio? Perché se io sono investito in azioni, ho quindi degli ETF azionari e il mercato azionario ho paura che scende oppure effettivamente scende, ha preso una piega ribassista, ecco che posso cercare di coprirlo comprando che cosa? Un ETF che lavora sul VIX in modo tale che il valore di questo ETF tenderà a crescere durante il ribasso dell'azionario. Ora, se noi guardiamo questo grafico in un periodo ristretto, questa idea potrebbe anche sembrare una soluzione. Quale idea? Quella di comprare questo ETF quotato su borsa italiana, linea viola. Vedete, è un ETF della Lyxor che lavora sul VIX Futures con sottostante, vedete, le opzioni dell'S&P 500. Quindi abbiamo, vedete, l'azionario americano sopra, abbiamo qua sotto l'andamento dell'Lyxor, dell'ETF. Occhio, vedete che effettivamente qui scende l'azionario, qui sale il Lyxor, qui scende l'azionario, qui sale il Lyxor, qui scende l'azionario, qui sale l'ETF Lyxor. Ad occhio sembrerebbe una buona soluzione, ma andiamola a approfondire questa soluzione interessante, per vedere se è così interessante, primo, secondo, per vedere eventualmente come sfruttarla in modo efficiente, perché il diavolo non sta sempre nei dettagli, diciamo così. Questo è il grafico di lungo periodo dell'ETF di prima sul VIX, quello della Lyxor, vedete? È l'Lyxor quotato sul VIX, quello di prima. Il suo grafico storico dal 2013 ad oggi è nettamente ribassista. Questa è la realtà. Ve la do. Ecco qua, ve la do anche in termini percentuali. Cosa ha fatto? Lo stesso grafico di prima, però mentre qui abbiamo l'andamento della quotazione, qui l'abbiamo in percentuale, ha perso il 93%. E non è che nel mentre l'indice FTSE MIB ha fatto esattamente l'opposto. Perché questo avviene? Cioè perché sul lungo periodo l'ETF sul VIX tende a deprezzarsi? Perché è strutturalmente inefficiente. Strutturalmente inefficiente, tende naturalmente ad andare a zero. Partiamo però da un dato. Il primo dato è che la quotazione di questo ETF non è determinata da una sola variabile, il VIX, dell'andamento del sottostante a cui è collegato, ma è collegato da tre variabili che interagiscono tra loro contemporaneamente. Quindi la quotazione di questo ETF è data da, primo, andamento del sottostante, il VIX, secondo, il cambio valutario, perché il VIX è denominato, è quotato in America, è denominato in dollari, quindi c'è il cambio euro-dollaro,
Terzo, c'è l'effetto contango. Ora, io oggi, per esigenze di sintesi, non entro nel concetto di contango. Lo vedremo la prossima volta quando parliamo di ETF, di ETC, scusatemi. Gli ETC soffrono tremendamente, quelli a replica sintetica, il contango, soprattutto quello sul natural gas, il petrolio e il VIX. Il contango è qualcosa che zavorra la performance sul lungo periodo e la porta strutturalmente a zero. Ma ripeto, del contango questa sera ve lo cito, oggi, questa mattina ve lo cito, fra 2 sabati quando ci sarà la terza lezione lo vedremo nei dettagli e vi sarà tutto più chiaro. Oggi, per non entrare in dinamiche particolari che ci costringerebbero ad aprire parecchie parentesi, non lo tratto come argomento, ma fidatevi di quello che vi dico, la prossima volta ve lo dimostro. Quindi, quando noi guardiamo la quotazione di questo prodotto, a noi sembra che ci sia una variabile, invece ce ne sono tre che vanno contemporaneamente. E questo rende il prodotto nella sua completezza, primo, complesso da capire, perché non sono facili da gestire contemporaneamente queste tre variabili. Quindi è un prodotto complesso. Secondo, il contango ci rema sistematicamente contro, come vedremo. Quindi strutturalmente tende ad andare a zero. Tant'è che in Italia non si può fare, ma sul mercato americano ci sono delle strategie che prevedono tutte le volte che l'ETF sul VIX, perché è quotato anche là, non si chiama l'IXOR, ma c'è un'altra società, ma di fatto è quello. Tutte le volte che l'IXOR raggiunge un picco e comincia a decrescere, e che il VIX, scusatemi, l'ETF del VIX raggiunge un picco e poi decresce, eccolo, si va a shortare per sfruttare questa inefficienza strutturale del prodotto, il fatto che sul lungo periodo tende ad andare a zero. Quindi questo vuol dire che se voi questo prodotto lo comprate e lo mantenete in portafoglio a lungo, questo prodotto si deprezza, quindi non è sicuramente un prodotto su cui fare un piano d'accumulo, non è un prodotto su cui fare un approccio da cassettista, una strategia statica. L'unica cosa che si potrebbe utilizzare è in ottica mordi e fuggi, poche sedute, durante le fasi acute di un ribasso. Ecco che allora in quel momento a uso di copertura speculativo può essere usato, ma per poche sedute, nella fase acuta del ribasso. Dopo conviene assolutamente eliminarlo. Quindi utilizzare solo in ottica mordi e fuggi, a quel punto lo possiamo usare o come copertura a fini speculativi, a seconda di quello che è la nostra necessità. Attenzione però, perché come dicevamo prima, in tutte le strategie statiche, ma vale anche per i portafogli trend follower o rotazionali, è un asset difficile da inserire in un paniere. Quindi io, per dire, nelle mie strategie trend follower rotazionali, quindi quelle attive, è un ETF che non utilizzo, perché trovare una soluzione efficiente per farlo coesistere con altri non esiste. L'unico modo è trattarla in ottica trading, compro e vendo nella fase più acuta della debolezza dei prezzi. E questo complica le cose, ovviamente. Complicato da negoziare in ottica trading di brevissimo periodo. Complicato nelle dinamiche di prezzo, strutturalmente efficiente, quindi un asset da prendere con le pinze. O lo sai maneggiare, o è facile fare dei danni. E quindi, piuttosto che fare dei danni, è meglio non usarlo. Questo è il dato. Quindi, strategia attiva, dinamica, mordi, fuggi, stile trading, questo è il concetto. Poi esistono gli ETF sugli indici di credito. Questi sono ETF poco liquidi, però in realtà sono interessanti, poco conosciuti, quasi nessuno li conosce, infatti sono poco liquidi, però hanno un loro perché. Allora, che cosa fanno gli ETF sugli indici di credito? Vanno a investire su un paniere il cui sottostante cosa sono? Sono dei CDS. I famosi CDS è un acronimo, significa Credit Default Swap, sono di fatto un prodotto assicurativo utilizzato dai professional, quindi dai investitori istituzionali, per andare a proteggere il portafoglio da che cosa? Dal rischio default di un emittente. Sono tecnicamente quindi dei prodotti assicurativi che, se comprati, ti permettono di assicurarti contro il default di un emittente. Ad esempio, ho paura che se compro le obbligazioni dell'Argentina, l'Argentina fallisca, compro il CDS su quelle obbligazioni, così che se effettivamente l'Argentina dovesse andare a gambe all'aria, sono indennizzato. E questa è la struttura classica del CDS, no? Vedete, c'è un acquirente e un venditore. C'è chi compra il CDS, paga tecnicamente un premio periodico, come se fosse un'assicurazione a tutti gli effetti, a che cosa? Al venditore del CDS, che in cambio, in caso di credit event, si dice in gergo tecnico, cioè di evento di credito, ti pago un rimborso del danno, mettiamola così. Su 100 monetine che hai investito,
ne sono state rimborsate 60, quindi ne hai perse 40, ti rimborso 40 monetine, sintetizzando in modo brutale il concetto questo. Quindi abbiamo un compratore che paga un premio ricorrente e abbiamo un venditore che incassa il premio, l'assicurazione, e se non succede niente si tiene il premio e a posto così. Se invece effettivamente le obbligazioni, cos'erano prima l'Argentina, dell'esempio di prima, dovesse andare a gamba all'aria, indennizzo per il premio pagato. Sono prodotti quotati OTC, non sui mercati regolamentati, non è facile conoscere le dinamiche di prezzo, eccetera, ma sono un prodotto che esiste. Ecco, gli ETF di credito ti permettono di andare come investitore a esporti su quelle che sono le variazioni di un paniere composto da CDS, quindi di un paniere che sarà influenzato direttamente da che cosa? Dal merito creditizio. Se il merito creditizio migliora o peggiora, avremo delle oscillazioni verso l'alto o verso il basso di questo paniere e di conseguenza variazioni anche sull'ETF. Vediamolo però nel dettaglio, giusto per andare. Esistono di due tipologie, quelli long e quelli short. Gli ETF sugli indici di credito long cosa fanno? Permettono a un investitore di beneficiare della riduzione del rischio di credito. Cioè il rischio di credito diminuisce, di conseguenza il prezzo dell'ETF aumenta, la sua quotazione tende a crescere. Al contrario, gli ETF short permettono di beneficiare che cosa? Dell'aumento del rischio. Cioè, aumenta il rischio, allora aumenta anche, vedete, il prezzo dell'ETF. Sono due logiche diverse. Penso che il rischio destinato a diminuire, il rischio di credito, allora compro il long. Penso che ci sarà un aumento del rischio perché entriamo in recessione, perché c'è una guerra o cose di questo tipo, allora prendo la versione short. Vediamo il primo, poi vediamo il secondo per fare degli esempi, no? Questo è il, c'è una X in più, c'è solo una X qua, X trackers. Comunque, il prodotto è questo, l'agile è questo. È un ETF che rappresenta che cosa? Il rendimento del venditore della protezione, quindi dell'assicuratore, di questo qui. Eccoci qua. Quindi, in pratica, quando è che il valore della quota di questo ETF cresce? Quando migliora il merito di credito, ovviamente degli emittenti che compongono il paniere, quindi migliora la situazione e quindi io venditore incasso il premio senza dover rimborsare nulla. Quindi, se penso che il merito creditizio sia destinato a salire, io mi prendo questo ETF perché sono come l'assicuratore che incassa i premi e non deve niente all'assicurato. E questa è la quotazione storica di questo ETF dal 2008 ad oggi. Vedete che sostanzialmente è crescente, ha avuto delle difficoltà, ovviamente quando è nato, poveretto, era il 2008 e quindi non era certo una fase positiva per il merito creditizio. Poi ha avuto ovviamente dei problemi nella parte ovviamente del 2020, un po' all'inizio d'anno, però si è un po' ripreso. Esiste però anche la controparte, mettiamola così, no? Se io penso, se io temo che ci possa essere un peggioramento, no? In quella che è la situazione patrimoniale di un emittente, quindi che possa peggiorare la solvibilità, no? In questo caso di più emittenti all'interno del paniere, allora io che cosa posso fare? Posso optare per questo secondo ETF. E qui il rendimento è quello invece al contrario, di chi acquista la protezione, no? Contro l'insolvenza. Quindi, se peggiora il merito creditizio, quindi peggiora l'affidabilità del paniere di emittenti, aumenta il valore del CDS, di conseguenza aumenta il valore dell'ETF. Questo però è il grafico storico di questo secondo prodotto. Perché? Perché nel corso degli ultimi anni, a parte quando è nato, vedete nel 2008, che c'era turbolenza, quindi effettivamente all'inizio è salito, per tutto il resto del tempo, fondamentalmente in questi anni, il merito creditizio non è peggiorato, è migliorato. E quindi, di fatto, questo è un prodotto che non ha dato grandi risultati. Quando è che ha dato qualche risultato interessante? Quando c'è stato, vedete, il crollo del marzo scorso, oppure anche in queste ultime settimane. Quindi, se dovesse arrivare una fase di recessione importante, di crisi sistematica del sistema, eccetera, quest'ultimo è un prodotto assolutamente interessante. Adesso è un prodotto da ignorare, da guardare da bordo campo. Poi
Però dovesse esserci una nuova crisi o situazioni di questo tipo, questo senz'altro è un prodotto da monitorare. Ripeto, ve li cito perché sono due prodotti poco conosciuti e quindi per completezza, secondo me, è sempre meglio conoscere, no? Se essere investitori consapevoli significa anche sapere tutte quelle che sono le opportunità presenti sul mercato. E quindi più frecce abbiamo nel nostro arco, è meglio è. Poi, se c'è il contesto ideale per utilizzarli, li utilizzeremo, altrimenti impara l'arte, mettili da parte, li teniamo in un cassetto, li tiriamo fuori quando, e ora più che in un cassetto, magari in una watchlist, eccetera. Quindi dicevo, degli indici di credito possono essere usati o se vogliamo per diversificare il portafoglio, mi riferisco principalmente a questo, oppure, è successo, scusate, ho sbagliato a schiacciare qualcosa, si è usato un tasto veloce. Un attimo che riprendo il filo, ecco, eravamo qui. Eccoci qua. No, non è questo, scusate. E dicevo, posso usarlo come diversificazione, posso usarlo come copertura, quello short nelle fasi di crisi, oppure lo posso usare ai fini speculativi, no? Penso che ci sia un peggioramento o è in atto un peggioramento del rischio di credito, allora mi compro l'ETF relativo, eccetera. Attenzione però, perché sono poco liquidi, poco scambiati, e quindi verificate sempre la liquidità degli scambi, eccetera. Sono longevi perché sono sul mercato da tanti anni, anche se scambiano poco, però sicuramente è un aspetto da monitorare, da gestire ovviamente in ottica trading, in ottica dinamica, con una strategia magari trend follower, ecco il concetto è quello, non da cassetto e non da piano d'accumulo. Poi c'è il tema, secondo me, molto interessante degli ETF di nuova generazione. Allora, qual è l'obiettivo dei cosiddetti ETF di nuova generazione? È quello di cercare di generare alfa, no? Un extra rendimento rispetto al benchmark classico. E per perseguire questo obiettivo, fondamentalmente esistono due tipologie di prodotti. Quelli che hanno costruito, elaborato un paniere alternativo, quindi invece del classico paniere azioni America, azioni Italia, azioni globali, MSCI World, eccetera, io mi ricreo un paniere con determinate peculiarità, ad esempio che lavora sui dividendi ad alto rendimento, quindi i famosi aristocrats. Oppure high dividend, gli aristocrats in realtà non sono high dividend, sono una cosa diversa, ma comunque il concetto è quello, cioè lavoro su strategie di dividendi, alti o stabili nel tempo, eccetera. Oppure lavoro su strategie growth, oppure lavoro su strategie di momentum, oppure lavoro su titoli value, cioè titoli sottovalutati, oppure quelli che danno lo stesso peso percentuale a ogni titolo all'interno del paniere, oppure quelli che abbiamo citato prima, i low volatility, no? Quelli che permettono di ridurre la volatilità del paniere. Oppure che cosa fanno? Oppure fanno gestione attiva, quindi esiste un'altra tipologia di prodotti di nuova generazione che fanno gestione attiva. Quindi utilizzano dei modelli quantitativi, ovviamente non vanno in modo discrezionale, dire io comprerei questo, venderei quello, cose di questo tipo, ma hanno dei modelli, chiamiamoli dei trading system, che permettono di gestire un paniere ideale, quindi dicono questi li compriamo, questi non li compriamo e periodicamente, in base alla strategia operativa, modificano il portafoglio. Questa seconda tipologia è abbastanza controversa, perlomeno dal mio punto di vista. Perché? Perché sicuramente viene meno il vantaggio grande degli ETF, che è quello di essere a replica passiva, quindi di non avere rischio di sottoperformance. C'è uno dei punti di forza, se vi ricordate, della volta scorsa, a favore degli ETF piuttosto che i fondi comuni di investimento, tralasciando che i fondi comuni di investimento molto spesso dicono di fare vera gestione attiva, ma in realtà fanno finta gestione attiva, in realtà è gestione passiva camuffata per gestione attiva, no? Quindi si fanno pagare come gestione attiva, ma in realtà fanno gestione passiva. Tralasciando quell'aspetto, quelli che fanno effettivamente gestione attiva tra i fondi, solo una minima parte riesce a battere il benchmark di riferimento. Spesso quando lo fa è più per una botta di culo che per abilità del gestore. E quindi magari te lo fa un anno, due, poi dopo è difficile che su 3-5 anni riesca effettivamente a ottenere quei risultati. E quindi il vantaggio degli ETF era la replica passiva. Io non ho la pretesa di fare meglio del sottostante, io mi muovo in linea. Se il sottostante fa più 10, farò più 10, se il sottostante fa meno 5, farò meno 5, ma non ho rischio di sottoperformance. Con gli ETF a gestione attiva, oltre ad un aumento del TER, quindi del costo di gestione annuale dell'ETF, c'è il rischio di sottoperformance.
E quindi personalmente non è che ami moltissimo questa seconda tipologia di prodotto, anche se lì bisogna poi andare a vedere che strategia è, che risultati ha ottenuto, e quindi bisogna essere meno rigidi rispetto a quello che ho appena descritto. E quindi monitorare nel tempo e verificare, a volte potrebbero esserci delle sorprese interessanti. Il problema però degli ETF di nuova generazione, diciamo così, è quello che non è possibile fornire un giudizio univoco, no? Ogni tanto qualcuno mi chiede cosa ne pensi degli ETF smart beta. Non è una. È un po' come se ti chiedessero cosa ne pensi delle squadre di calcio. Quale squadra? La Juventus, il Milan, il Real Madrid, il Cagliari? Cioè, a seconda, no, della squadra ti dirò mi piace, non mi piace, secondo me gioca bene, gioca male, insomma, ti darò un'opinione su qualcosa. Quindi dare un'unica opinione, farsi un unico giudizio su tutta quella categoria della nuova generazione non è possibile. Perché? Perché sono tante tipologie diverse con logiche diverse. In alcuni casi effettivamente sono logiche interessanti, ve ne faccio vedere un paio. Altre volte invece sono delle ciofeche, no? Sono come la corazzata Potionkin per Fantozzi. E quindi l'unica soluzione che abbiamo è quella di fare un confronto. Quindi quando identifichiamo un ETF di nuova generazione, cerchiamo di capire qual è il prodotto tradizionale già esistente e li andiamo a confrontare. Quindi andiamo su un sito come Morningstar, Quantalys o siti di questo tipo, Just ETF, eccetera, e andiamo a fare un confronto per vedere se effettivamente il prodotto di nuova generazione è riuscito a trovare un'innovazione effettivamente efficiente per rendere migliore il rapporto di rischio-rendimento del prodotto rispetto a quello tradizionale. Vi anticipo che in generale la maggioranza delle volte non capita un miglioramento, però qualcosa di interessante ci può essere. Che cosa c'è tra gli ETF interessanti? Allora, il primo che vi presento è questo. Questo è un ETF Ossian Schiller Barclays CAPE. Che investe sui settori americani value. È un settore, qui trovate anche il codice ISIN, qui trovate anche il ticker. Tecnicamente questa è una strategia di investimento, quindi voi comprate un ETF che è gestito in modo attivo attraverso una strategia dinamica. Non vi dico esattamente i dettagli della strategia, perché è una strategia proprietaria, quindi diciamo così, il codice della strategia del trading system non ve lo danno, ma comunque fondamentalmente ogni mese questa strategia va a selezionare i quattro migliori settori azionari americani, settori che ovviamente appartengono, abbiamo detto, all'S&P 500. Come avviene questa selezione? Attraverso due fattori, due parametri. Il primo è l'indice, è il valore dell'indice CAP, chiamiamolo così, è un indice molto famoso, in realtà in Italia ne conoscono i pochi, in America è molto famoso perché l'ha creato Schiller, che è un professore dell'Università di Yale, tra l'altro ha scritto vari bestseller, no? Il famoso Euforia Irrazionale, che probabilmente molti di voi conoscono. Questo indice è un indice value, basato in pratica sul concetto di analisi rapporto tra utili e prezzo, no? E oltre a questo primo parametro c'è un secondo parametro che è il momentum, no? Quindi la velocità dei prezzi. Nel caso specifico analizzano la variazione del prezzo negli ultimi 12 mesi. Unendo insieme questi due parametri, lui calcola ogni mese quali sono i quattro settori più interessanti su cui investire. Quindi di fatto è una gestione attiva. Il risultato di questa strategia rispetto all'indice benchmark S&P 500 la vediamo in sfondo in questo momento. È una strategia, vedete, che ad oggi perlomeno, dal 2015 ad oggi, quindi su un arco temporale di 5-7 anni, ha permesso, vedete, più o meno sistematicamente di fare meglio del mercato di riferimento. La linea, vedete, arancione, l'S&P 500, mentre l'ETF che abbiamo appena citato è la linea viola. Vedete, la linea viola ha fatto un più 186 contro un più 130 dell'altro indice. Qui effettivamente c'è una sovraperformance. Quindi questo ETF sembra effettivamente interessante. È un ETF di nuova generazione, concettualmente è una strategia attiva, però pare che effettivamente abbia dato dei buoni risultati. Quindi, diciamo così, promossa questa strategia. Che cos'è che possiamo andare a promuovere ancora? Beh, ad esempio, tra le strategie di momentum, non tutte, bisogna anche qui fare sempre un confronto, non è che tutte le strategie di momentum
funzionino meglio rispetto alla versione classica, bisogna proprio vedere sottostante per sottostante. Ad esempio, nel caso dell'azionario globale, MSCI World, vedete, l'ETF Momentum, cioè quello che va a lavorare solo con i titoli con le performance migliori, con la forza relativa migliore, parliamo ovviamente di un azionario globale, paesi sviluppati, che inserisce in portafoglio solo, non tutti i titoli dell'MSCI World, ma solo quelli che hanno un elevato valore, abbiamo detto, del momentum, della forza relativa, e quindi vado a miscelare le performance migliori registrate a 6-12 mesi. E quindi prendo l'indice globale, lo vado a scremare, tutti i titoli con poca forza relativa li depenno, quelli con buona forza relativa li mantengo in portafoglio. Questo specifico ETF di momentum azionario globale effettivamente ha dato dei buoni risultati, ha delle oscillazioni marcate di prezzo, come tutti gli indicatori di momentum, cioè come tutte le strategie di momentum, però effettivamente vedete, paragonate al famoso SVUDA, no? Che è l'ETF sull'azionario paesi sviluppati più utilizzato, vedete dei risultati interessanti. La linea verde è l'ETF Momentum, mentre l'altro è l'ETF classico. Vedete che effettivamente c'è una sovraperformance del 40%, 142 contro un 105% di risultato. Quindi questo è senz'altro un dato molto interessante. Anche questo è un prodotto interessante. Poi abbiamo anche un prodotto, qui non è quotato sul mercato italiano, ma è quotato sul mercato tedesco. Però ve lo presento perché secondo me anche lui è interessante. È un ETF Growth. In America ce ne sono tanti, in Italia ce ne sono pochi. Questo si caratterizza per essere però sul mercato europeo. Quindi va a cercare che cosa questo ETF mette nel paniere le 20 azioni, abbiamo detto europee, quindi suo confronto con l'Eurostoxx 50, ad esempio, che si caratterizzano per i valori, per essere growth, no? Quindi per avere degli elevati tassi di crescita. Il nostro ETF Growth è a linea verde, mentre classico ETF Eurostoxx 50 è la linea arancione. Vedete, anche qui dal 2015 ad oggi effettivamente l'indice Growth ha sovraperformato l'altro. È un indice più volatile, più rischioso, ma sicuramente ha fatto bene. Quindi per chi vuole essere un po' più aggressivo, anche questo strumento Growth, secondo me, è interessante per il portafoglio. Dopo vi faccio vedere un'altra cosa, le famose strategie dividend. Qui ho preso la strategia, per dire, molto famosa, quello sugli Aristocrats, no? I titoli che da almeno 20-25 anni consecutivamente pagano dividendo, dividendi in crescita, eccetera, no? E l'ho confrontato sul mercato americano e l'ho confrontato con il classico S&P 500. I risultati, vedete, sono a favore dell'S&P 500, quindi questa strategia, tutti questi risultati, questa è la versione Total Return, quindi non c'è trucco, non c'è inganno, cose di questo tipo, battono pari proprio, e vedete che ci sono performance differenti, insomma un 3,50%, 3,55% contro un 2,83%. Quindi insomma si è creato, soprattutto vedete, dal 2019-2020, una certa differenza tra i due. E quindi insomma, quelle strategie di dividend, qui potevo mettere, non l'ho fatto per esempio di sintesi, anche una strategia di un ETF ai dividend, quindi che pagano dividendi elevati, eccetera, sul lungo periodo non sono così efficienti. Chiaro che se come obiettivo finanziario avete quello dell'entrata periodica, e quindi il fatto di avere un'entrata periodica vi aiuta per arrivare a fine mese, per pagare l'asilo, l'impegno finanziario che avete, beh, allora lavorare su un ETF che paga un dividendo, allora ha senso senz'altro per la pianificazione. E allora effettivamente un ETF ai dividend piuttosto che un dividendo Aristocrats può essere utile da questo punto di vista. Ma altrimenti, se non c'è questo obiettivo dell'entrata periodica, vi conviene in questo caso, vedete, non lavorare sulle strategie dividend che non sono così efficienti come si potrebbe pensare a occhio, e lavorare invece su l'ETF classico, insomma. Stessa identica cosa per le strategie value, no? Quelle strategie cioè che vanno a ricercare i titoli sottovalutati, no? Occhio. Sono molto affascinanti queste strategie perché l'idea è quella di comprare un buon prodotto, una buona azione, un buon prezzo, no? Quindi l'idea è quella di comprare con lo sconto, no? C'è il titolo che dovrebbe valere 10 euro,
in base all'analisi di bilancio, eccetera, io lo trovo sul mercato a 6 euro. A questo punto io cosa faccio? Lo compro a 6, aspetto, il mercato si accorgerà dell'errore, si accorgerà che questo vale 10 e quindi la quotazione salirà. Quindi io comprando a 6 devo avere un po' di pazienza, poi le quotazioni, il tempo farà sì, lo scorrere del tempo a fare il suo lavoro e il mercato se ne accorgerà, io effettivamente incasserò 10 quando andrò a vendere, che il mercato riassorbe l'errore, riassorbe questa situazione lì. Tutto bello a parole, ci sono molti libri sull'argomento, ci sono tutte le varie, tutta la letteratura mai scritta da Warren Buffett, ma attribuita a lui da altri autori, su appunto l'approccio value di Buffett, eccetera. In realtà, se noi andiamo a testare, lasciamo stare Buffett, che è un fuoriclasse, ma fa altro, nel senso che lui non è che cerca di azioni sottovalutate, lui prende le quote d'azienda, ci mette dentro i suoi manager e le dirige. Non è che guarda il bilancio, lui chiama a cena o al telefono, o lo chiama direttamente all'ufficio da lui, all'amministratore dell'azienda, quindi ha un qualcosa che noi non possiamo avere. E quindi, insomma, al di là di questo, il dato è che sì, gli approcci value sono molto meno efficienti di quello che non sembrano. E questo grafico lo dimostra fondamentalmente. Vedete la strategia value, linea verde, e la strategia invece arancione, no? La strategia classica. Quindi azioni americane in un caso value, in un caso generale. Le azioni generali, cioè senza nessun filtro, performano meglio. Questa è la conferma anche del fatto che vanno molto meglio le strategie momentum o le strategie growth. Le strategie di momentum o le strategie growth tendono a performare meglio rispetto alle strategie value. Poi ci possono essere dei momenti storici, magari come l'ultimo periodo che stiamo vivendo. Vedete, in questa fase ultima le strategie value hanno sofferto meno rispetto agli ETF classici. Perché? Perché in un periodo di inflazione, di tassi in aumento, in genere i titoli value tendono a reggere meglio rispetto ai titoli growth. Questo è senz'altro un dato di fatto. Però, visto che sul lungo periodo in genere il mercato sale, sono minori le fasce in cui il mercato è in recessione o in fase di tassi in aumento, eccetera, ecco che in genere le strategie momentum e growth, numeri alla mano, danno proprio l'evidenza di essere migliore. Quindi questi sono i numeri, questi ve li restituisco giusto per completezza. Poi esistono gli ETF multi-asset, no? Gli ETF multi-asset sono per il mercato italiano relativamente una novità, mentre in America esistono da tanti anni. Ad esempio qui vedete sono quelli più famosi, in realtà ci sono anche altri, quelli emessi da iShares con grado di rischio conservativo, moderato, aggressivo e growth. Che hanno dato risultati molto diversi, da un più 50 a un più 172 dal 2009 ad oggi. Però, dicevo, in America esistono da tanto tempo, qui da noi sono più recenti, ma non per questo non sono interessanti, anzi. E cosa sono i multi-asset? Vengono detti anche ETF bilanciati, no? Come se fossero dei fondi bilanciati. Perché vengono chiamati in questo modo? Perché fondamentalmente tu al loro interno, cioè se vai a scomporre, no? Come se fosse un ovino della Kinder, no? Apri il paniere dell'ETF e trovi sia azioni che obbligazioni. Mentre gli ETF che abbiamo visto fino adesso erano o azionari o obbligazionari, cioè o compravano un asset o ne compravano un altro, punto, a seconda delle declinazioni che potevano assumere, ma o una roba o compravano l'altra. In questo caso invece comprano sia le azioni che le obbligazioni all'interno del portafoglio. Quindi tecnicamente sono ETF che contengono due asset class, azioni e obbligazioni, contemporaneamente all'interno del portafoglio. E a seconda delle tipologie possono essere gestiti o in modo statico, passivo, famosi lazy portfolio, ad esempio come i Vanguard Life Strategy che vediamo fra un attimo, oppure come l'Xtracker Portfolio, possono essere gestiti in ottica dinamica, quindi cambiando la composizione dell'asset class a seconda dei periodi. Partiamo dai primi, quelli a gestione passiva. Sono molto famosi, sono nati da un paio d'anni, sono i Vanguard Life Strategy, no? Tu compri un ETF della serie Vanguard Life Strategy, pensi di aver comprato un ETF e in realtà hai comprato una strategia. Cioè hai comprato un intero portafoglio che ha alcune caratteristiche, è diversificato per asset class, contiene sia azioni che obbligazioni, è diversificato per area geografica. Non contiene solo Italia, ma contiene anche Europa, mondo, eccetera, ed è periodicamente ribilanciato. Cioè tu lo compri e non devi più fare niente, perché di fatto ti replica un portafoglio statico, un lazy portfolio,
Deve andarti bene la composizione, dopo la vediamo, ma se ti va bene la composizione, tu compri quello e hai fatto il tuo portafoglio. Ti puoi dimenticare di quello, lasciarlo andare perché fa tutto lui. In automatico, al solo costo del TER dello 0,25% all'anno, ribilancia periodicamente quell'asset allocation diversificata. E quindi è gestione statica e lo possiamo selezionare ad accumulo a distribuzione dei proventi e possiamo anche scegliere con il 20, il 40, il 60 oppure l'80% di azionari, quindi lo possiamo calibrare, no? In funzione di quella che è la nostra pianificazione finanziaria. Quindi se abbiamo necessità di entrata periodica lo prenderemo a distribuzione dei proventi, se invece vogliamo essere più efficienti, perché ricordiamoci come abbiamo visto la volta scorsa che gli ETF ad accumulo sono maggiormente efficienti rispetto a quelli a distribuzione, soprattutto sul lungo periodo. E lo sceglieremo ovviamente da cumulo e poi in base a quella che è la nostra tolleranza al rischio sceglieremo uno con il 20, il 40, il 60, l'80% di azionario. Quelli che vedete in sfondo in questo momento sono è presa proprio dalla brochure del sito dell'emittente. Troviamo fondamentalmente i quattro ETF che abbiamo a disposizione. In realtà sono otto perché esistono sia nella versione ad accumulo che nella versione a distribuzione. Quindi esiste il 20% di azionario, il 40% di azionario, 60% di azionario, 80% di azionario. Ciascuno di questi quattro è possibile vedere nella versione ad accumulo o a distribuzione dei proventi. Hanno ovviamente ISIN e ticker diversi. Il costo annuale è sempre dello 0,25. Che cosa cambia? Cambia la composizione del paniere. Vedete? A seconda delle situazioni, noi di questi ETF ne possiamo avere un valore di 0, ne possiamo avere un valore di 12, di 19 a seconda del crescere del valore dell'equity, quindi dell'azionario in portafoglio. Quindi se io voglio comprare con un solo ETF, con una sola commissione di acquisto, una strategia statica, una sorta di permanent portfolio, un all weather, all season portfolio, golden butterfly, eccetera, e mi va bene questa composizione, lo posso fare. Invece di comprare quattro ETF che compongono il permanent, ribilanciarli io una volta all'anno, eccetera, facendo i conteggi, andando a pagare commissioni, mi compro semplicemente uno di questi. Se va bene l'asset allocation pianificata, si sceglie se ad accumulo a distribuzione, si sceglie il peso di azionario e si procede. Fa tutto lui, lo lascia lì. A me questa soluzione di investimento piace molto, cioè io sono convinto che i Vanguard Life Strategy, ve lo dico proprio fuori dai denti, sono un prodotto che se comprato e tenuto anche nel cassetto per 5, 10, 20 anni farà sicuramente meglio del 90-95% degli investitori che opera a caso senza una pianificazione finanziaria, senza una strategia operativa, ma in preda alla pancia, all'emotività, alle idee del momento. Quindi se uno non ha una pianificazione, se uno non è vittima dell'emotività, se uno non ha una strategia di investimento, ma a seconda del momento sceglie sempre che cosa comprare, e una volta va su questa, una volta va su quella, la continua ricerca del gruppo della vita, ecco, lasciate perdere, è meglio comprarsi un ETF di questi. Si sceglie in base al proprio profilo di rischio l'esposizione all'azionario, si mantiene un portafoglio sine die. È senz'altro una buona soluzione che dicevo, nel 90-95% dei casi farà meglio di quell'operatività casuale. Non è bello da dire, ma è il dato di fatto di quello. E quindi secondo me sono una soluzione nuova e molto efficiente, quindi sono assolutamente favorevole a questa introduzione, a questa novità intendo. Poi esiste un'alternativa, un qualcosa di simile ma non uguale, sono gli Xtracker Portfolio, che esistono anche qui nella versione ad accumulo a distribuzione dei proventi. E anche qui, se hai come obiettivo l'entrata periodica, potrai optare per quella distribuzione, ma altrimenti tutta la vita ti conviene quella d'accumulo, che si caratterizzano per essere a gestione attiva, a gestione dinamica. In particolare, ogni trimestre il portafoglio viene, come dire, rivisto, ribilanciato, modificato a seconda di quello che è il contesto di mercato, e la quota di azioni e di obbligazioni può oscillare da un minimo del 30 a un massimo, scusatemi, del 70%. La formula ovviamente non ve la dicono, quindi non vi dicono esattamente la strategia,
Com'è però la sintesi è questa, quindi è una strategia attiva che periodicamente, generalmente ogni trimestre, prevede di ribilanciare l'asset allocation, ma non solo ribilanciarla nei pesi, ma anche proprio modificandola. Con un'esposizione, vedete, a yo-yo, diciamo così, della quota sia obbligazionaria azionaria che può passare dal 30 al 70%, quindi è una gestione attiva a tutti gli effetti. Questo è il risultato su base storica, diciamo così, dell'ETF nella versione ad accumulo. È un'altra soluzione che io ritengo interessante. Ora, oggi per esigenze di sintesi io non entro nel dettaglio né degli Xtracker né di quelli che abbiamo visto prima dei Vanguard. In realtà nelle prossime settimane, nel famoso appuntamento il migliore ETF per investire su, tratteremo e andremo ad approfondire ciascuna di queste tipologie. Quindi oggi le descrivo nei punti salienti, giusto per dare un'infarinatura generale a tutti, e poi le andremo a vedere nel dettaglio. Poi esistono gli ETF strutturati. Allora, qui io farei una cosa di questo tipo: visto che sono già mezzogiorno e 10 e visto che abbiamo ancora un 20-25 slide, io direi che tanto siamo perfettamente in linea con il corso. Noi per oggi ci fermiamo qui, quindi tutta la parte degli ETF strutturati la vediamo la prossima volta, che non è un problema. Oggi quindi ci fermiamo qui. Se avete dubbi, domande, chiarimenti, io non sono riuscito a rispondere alle domande. Se avete dubbi, domande, chiarimenti, mi raccomando, fate riferimento al mio gruppo Facebook Investire con Gabriele Bellelli. Iscrivetevi al mio canale YouTube se lo state vedendo in registrato. E se volete approfondire questi concetti, ripeto, c'è il mio libro Investire con gli ETF e gli ETC, lo trovate in tutte le librerie, sia online che fisico, edico da Epli. Grazie a tutti per l'attenzione, io vi auguro un buon sabato, una buona domenica e più in generale un buon weekend. Grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata.